Buonasera a tutti, sono un cittadino di Savigliano, mi chiamo Cristian Azzori, ho prenotato questa sala a nome mio e ho il piacere di avere voi come partecipanti e dei collaboratori che io ritengo di livello molto elevato, che parleranno sicuramente meglio di me sui temi che io proverò ad esporre. È un'iniziativa nata nella modestia totale, abbiamo provato a tenere le tempistiche ma come vedete non ci siamo riusciti. Dico subito che mi spiace molto per chi non è riuscito ad entrare, non immaginavamo, altrimenti avremmo chiesto uno stadio, ma non erano queste le previsioni. Quindi chiedo a chi sta fuori, che sta vedendo una delle tre dirette, di comprendere e cercheremo di replicare se possibile e di farvi avere tutto il materiale. Allora, all'ingresso avete trovato dei fogli che presentano la serata. Ci sono dei link sul retro. Il materiale di cui noi discuteremo è disponibile per tutti quelli che accederanno al link, quindi perdonate sia il tempo per cui potrete vederli, sia magari la qualità di alcune immagini. Avrete tutto il materiale perché era già pubblico nel momento in cui l'abbiamo raccolto. Alcune cose non erano pubbliche e ne parleremo per la prima volta stasera. Questa iniziativa ovviamente ha un anticipo che è un lavoro durato più di 4 mesi in cui abbiamo cercato di raccogliere delle informazioni, cercando di essere il più oggettivi possibili e di non polarizzarci su un punto di vista. Ovviamente non c'è intento di scontro, probabilmente l'unico filo conduttore, almeno quello che ci siamo prefissi, era quello di provare a vedere se esiste ancora la possibilità di garantire un diritto, che è quello di fare una scelta, almeno sul nostro corpo e almeno sui trattamenti sanitari. Se riusciamo a essere tranquilli, io riesco a parlare anche con più velocità per coprire la mia parte e la terrò il più breve possibile. Abbiamo cercato di esporre al gentilissimo sindaco della nostra città, che ci ha accolto in presenza, delle criticità che riguardano la campagna farmaceutica di inoculazione su questo territorio comunale, ma avremmo potuto proporle a qualunque altro sindaco e a qualunque altra amministrazione regionale. Ci tengo quindi a far capire che questo non è un attacco al sindaco, non è né un appoggio né uno scontro contro di lui ovviamente, e non è questo l'obiettivo. Il nostro intento era quello di mostrare che esistono degli argomenti molto, molto semplici da verificare, che mostrano una grande difficoltà nel controllo delle criticità. Fuori vedo che stanno urlando, spero che si calmino. Abbiamo provato ad esporre delle criticità che riguardano questa campagna farmaceutica di inoculazione, chiamata campagna vaccinale. Sono talmente evidenti che le può raccogliere qualunque cittadino, con un minimo di ricerca, possibilmente con l'assistenza di alcuni medici preparati, come quelli che ho qua davanti a me. E abbiamo avuto la possibilità di esporle, come dicevo prima, al sindaco. Qual è il motivo per cui ci siamo presentati a lui? Come genitori siamo stati invitati a portare i nostri figli ad aderire alla campagna vaccinale. Era un invito. Dai 5 agli 11 anni, come sapete, c'è stata l'estensione in questa fascia di età dal 15 di dicembre. Ci è sembrato inopportuno, non tanto la possibilità di aderire alla campagna, però l'uso di certi argomenti per incentivarci. Alcuni di noi li conoscevano con un altro aspetto. Voglio elencare velocemente i 6 punti che abbiamo esposto al nostro sindaco e che ovviamente lui ha riportato all'azienda sanitaria locale. Li abbiamo esposti nella speranza di avere un riscontro, di avere delle risposte. Proveremo a chiarirle questa sera. Sarò velocissimo, taglierò tutta la mia parte di intervento per lasciare spazio ai relatori successivi. Avevamo ricevuto un invito alla vaccinazione per i bambini da 5 anni compiuti, con la promessa che questa adesione avrebbe permesso di evitare di trasmettere il virus ad altre persone, compresi altri bambini e persone anziane. Certamente nessuno vorrebbe
essere un vettore particolarmente contagioso, però i documenti che erano a disposizione ci lasciavano abbastanza interdetti, perché avevamo da un lato un ASL, come tutte le altre ASL regionali e italiane, che ci invitavano con questa promessa, ma il foglio illustrativo dell'unico farmaco autorizzato non diceva esattamente questo, anzi prometteva probabilmente una protezione dallo sviluppo dell'infezione vera e propria con la sintomatologia chiamata Covid-19. Dottori, poi correggerete tutto quello che dirò adesso se dico delle inesattezze. Lo aveva riconfermato anche il Tribunale di Pistoia con una sentenza del 4 marzo di quest'anno. Se un giudice, poi ne sono arrivati anche altri, ha voluto affermare che questo farmaco non può garantire di bloccare il contagio, probabilmente è inopportuno invitarci promettendocelo. Il secondo punto afferma che l'adesione alla campagna vaccinale protegga i più piccoli dal contrarre la malattia e le sue forme più gravi. I firmatari hanno esperienze dirette di un'elevata ed inattesa incidenza di casi positivi, anche sintomatici, tra persone in regola con il ciclo farmaceutico proposto, sia dai 5 agli 11 anni che oltre i 12 anni. Un recente rapporto pubblicato dall'ISS, Istituto Superiore di Sanità, il 25 di marzo, poi ne è arrivato anche un altro più recente, aveva descritto un'incidenza di casi positivi tra i minori di 12 anni addirittura maggiore nei soggetti che hanno ricevuto le dosi. Ora, questo argomento ovviamente non viene approfondito da me, è stato approfondito dal professor Donzelli di recente con una presentazione eccezionale che ha mostrato proprio i documenti pubblici che dimostrano l'assenza di un vero vantaggio sulla possibilità di limitare almeno le positività. Un report della Pfizer del maggio 2021 affermava altrettanto. Ho messo, non so perché l'audio va e viene, però perdonatemi. Inoltre, ed è qua l'argomento su cui io mi concentrerò, ed è la parte che probabilmente ho approfondito di più in questi mesi e su cui posso parlare. I lotti vaccinali hanno mostrato una evidente variabilità nella tossicità. Cosa vuol dire? La variabilità è una disomogeneità nella raccolta delle reazioni che sono state date spontaneamente. La farmacovigilanza a livello nazionale, europeo e mondiale è ancora in modalità passiva, quindi io vi invito a verificare con i documenti che vi mostrerò che esistono lotti per i quali sono state segnalate migliaia di reazioni avverse, che hanno raccolto anche segnalazioni per decesso, decine se non centinaia, e ne esistono anche altri che hanno raccolto poche decine di segnalazioni e nessun caso di decesso liberamente correlabile. È vero che la correlazione poi uno la può anche andare a verificare e può applicare degli spietati algoritmi su questo fatto, però come ha detto anche una sentenza della Corte Europea nel 2017, di cui metto l'allegato, a volte non serve un consenso unanime da una o più comunità scientifiche, a volte basta la rilevanza statistica, cioè la ricorrenza frequente di un evento per dimostrare che potrebbe esserci un nesso. Quindi io vi invito semplicemente, con molta umiltà, ad avere questo approccio. Abbiamo dei dati, abbiamo delle affermazioni che dimostrano che questo tema è stato affrontato più volte e abbiamo la possibilità di verificarli. Ecco, se è possibile, io vi mostro immediatamente degli approcci statistici. C'è stato un caso di approccio ai dati del VAERS, che sono il database che io personalmente ho scelto di utilizzare per questa esposizione. Perché il VAERS? È vero che riguarda reazioni spontanee segnalate anche da dei privati cittadini tramite medici o tramite altri canali, però è l'unico che ad oggi ci permette di vedere i codici di lotto. Quindi utilizziamo questo database, che è accessibile ufficialmente dal sito della CDC tramite il sistema CDC Wonder. Volendo possiamo utilizzare il dato interpolato dal sito MedAlerts. Io adesso vi mostro il numero 5, se volete proiettarlo, è un PDF. Un'analisi in Germania, ve l'anticipo, ha mostrato una evidente variazione sulla tossicità di questi lotti, perché, come detto prima, fatelo scorrere pure fino in fondo dove ci sono dei numeri. Come dicevo prima, alcuni codici di lotto hanno abbinate a loro una ricorrenza di segnalazioni anche gravi oppure di disabilità molto elevata. Potremmo anche fare una classifica
Non avremo purtroppo il tempo di farlo in tempo reale, di farlo direttamente, però io ve lo descriverò su delle immagini che ho tirato giù proprio questa mattina. Andiamo ancora più giù, grazie, fino in fondo. Torniamo su, dove c'è la tabella. Ancora più giù. Altrimenti cambiamo file, vi metto delle immagini. Allora, passiamo all'8C che è un'immagine. Passiamo all'8C. Benissimo, se la ingrandiamo. Allora, vi propongo di saltare direttamente la parte del PDF che comunque sarebbe di difficile interpretazione qui, ve lo lascio però come allegato. Allora, la Germania, la Polonia, la Svezia, il Belgio, l'Australia ed altri paesi hanno analizzato questa varianza della tossicità sul loro territorio. In particolare però il Belgio, tramite il lavoro mastodontico di uno statistico di nome Craig Parden-Cooper, ha voluto evidenziare un'anomalia proprio per il Belgio, in cui possiamo vedere che il numero di reazioni segnalate nella sua nazione hanno un'incidenza di casi di disabilità estremamente elevata rispetto a quelle che ci sono in altri paesi. Questo tipo di rapporto lo evidenziamo con la superficie dei cerchi che voi vedete qui. Il Belgio ha il valore più grande, quindi occupa lo spazio più rilevante di questo grafico, che dovrebbe essere di facile interpretazione. Adesso mostriamo la 8B. Salterò molti documenti perché vorrei dare davvero spazio ai relatori successivi. Benissimo, qui vedete nella tabella la predominanza del rapporto tra numeri di reazioni e reazioni gravi e addirittura decessi, ma soprattutto il Belgio riporta un numero elevatissimo di reazioni gravi con disabilità. Abbiamo provato ad analizzare direttamente l'archivio VIRES usando un sistema che permette di interpolare l'accesso a questo sterminato database filtrandolo. In passato molte persone si sono lamentate del fatto che questo database non sia consultabile velocemente tramite la possibilità di accedere a dati italiani. In realtà esiste un modo, e mi rivolgo qua soprattutto ai medici, però anche ai cittadini in grado di fare questa ricerca. Se noi andiamo sul portale MedAlerts, che è un sistema di analisi statistica parallelo, possiamo interfacciarci col database del VIRES più importante e fare una ricerca. Inserendo nella voce write up, che sta nel paragrafo 2, non posso farvelo vedere in tempo reale, però cercate di seguirmi, inserendo questo campo, IT-MINISAL02, tutte le reazioni che noi andremo ad interrogare riguarderanno casi segnalati dall'Italia ed è l'unico modo per discriminare le reazioni italiane da tutte quelle degli Stati Uniti o da quelle arrivate da altri paesi. Allora, io ho fatto oggi questa verifica perché volevo vedere quanto fosse ancora accessibile il numero 9, immagine 9. Se possiamo ingrandirlo. Allora, vedete che è possibile interrogare il database, anche se non disponete di un sistema personalizzato, magari tramite Access, per vedere le singole colonne e ordinarle come preferite, potete usare i campi, per esempio per ordinare i farmaci Covid-19, mettendoli in ordine di produttore e poi di lotto. In questo caso io li ho voluti ordinare in ordine di segnalazioni di reazione avversa che hanno raccolto. Guardate voi stessi, trovate diverse marche, trovate una disparità evidente tra i lotti che sono in prima posizione e quelli che sono nell'ultima posizione. Non li citerò perché tanto ho messo gli allegati, quindi vi lascio il modo di verificare tutto e di ripetere quello che vi sto dicendo con un'interrogazione ancora più recente della mia. Queste sono reazioni interrogate a livello globale sul VIRES. Facciamole invece a livello italiano. 9C, l'immagine 9C, sono i lotti italiani elencati in base al numero di reazioni raccolte. Vedete anche qua.
c'è una forte disparità, l'immagine non è molto a fuoco, però prendetemi sulla parola, lo potrete vedere nella cartella allegati. Questa disparità ci mostra innanzitutto una grande criticità. Esiste un lotto che ha raccolto più di 100 volte il numero delle reazioni avverse gravi ottenute dal lotto in fondo alla tabella o nelle ultime posizioni. Esiste un lotto e più lotti che hanno raccolto ben più di 50 decessi ciascuno nella nostra nazione e sono tutti della stessa marca. Poi c'è un problema enorme. Manca all'appello uno dei quattro farmaci che erano stati autorizzati, l'AstraZeneca. L'AstraZeneca, stranamente, non è stato monitorato nel sistema VAERS. Quindi l'unico modo per avere i loro dati accorpati e non consultabili in modo diretto con i lotti è accedere al database europeo dell'Eudravigilance. Questo è molto grave, a mio avviso, perché non ha permesso a voi medici di fare dei confronti. Cosa voglio evidenziare? Tra le criticità esposte, e lo espongo sempre quando dialogo con dei medici attenti, credo che un medico vaccinatore dovrebbe avere la volontà di sapere se sul territorio, in questo preciso momento, ci sono dei lotti che stanno raccogliendo numerose segnalazioni gravi, che quindi vengono riportate a seguito di un ricovero e che quindi arrivano magari da un sanitario che è segnalato. Se io vedo che un lotto scala le classifiche come lotto estremamente dannoso e tossico, probabilmente posso chiedere una verifica su questo farmaco e posso anche accettare il fatto che la sua formulazione abbia dei seri problemi già alla nascita, oppure che per qualche ragione i paesi che lo hanno ricevuto sono stati sfortunati perché c'è stato un problema nella sua conservazione. Sono tutti elementi che non si possono ignorare e hanno portato delle evidenze. Mettiamo anche il 9B. Il 9B elenca i lotti italiani nella classifica decrescente per decessi raccolti. È l'interrogazione che ho fatto oggi alle 18:44, quindi è aggiornatissima. Da questo lavoro, che personalmente conduco dall'agosto dello scorso anno, come tante altre persone, emerge un problema. Il produttore probabilmente non è stato in grado, questa è un'ipotesi, però i numeri lo confermano, di garantire una continuità nella produzione. È possibile che tra i miliardi di dosi prodotte ci siano state delle discontinuità notevoli, magari perché gli stabilimenti che hanno fornito le dosi non erano proprio tutti allo stesso livello o non avevano la stessa capacità di creare questo farmaco. Purtroppo le reazioni mostrano che c'è una differenza evidente tra la capacità di produrre un danno. Non si può ascrivere questo a delle problematiche in fase di somministrazione, perché sono state tutte oggetto di un protocollo ferreo che è stato seguito dentro gli hub vaccinali, quindi non era neanche possibile fare queste inoculazioni uscendo dalle linee guida. Voi sapete che addirittura è stato creato uno scudo penale col decreto legge 44 che prevedeva la copertura solo a patto che poi il medico seguisse le indicazioni sulla vaccinazione. Ho messo tra gli allegati anche delle considerazioni giuridiche e legali scritte da chi è competente in questa materia sul fatto che poi di fatto questo scudo sia inapplicabile, perché come dicevamo prima, se il medico vaccinatore non è a conoscenza e non ha il controllo sull'estrema variabilità e quindi sul rischio che sta accettando, il paziente si sta esponendo ad un fattore di rischio che il medico non conosce, lui ovviamente non lo conosce, e quindi stanno tutti quanti firmando un modulo di consenso informato basato su un rischio teoricamente standard, ma nei fatti non lo è. Perché se questo è vero, cioè se ci sono lotti con una criticità molto differente a livello di danni, devo avere un foglio illustrativo adeguato a livello di rischio che ha quel lotto. Non potendo esercitare il mio consenso, non posso fare una scelta consapevole. Non potendo porre delle domande al mio medico perché lui non è a conoscenza di queste informazioni, in ogni caso nessuno dei due è in grado di rispettare i precetti del consenso informato, e non solo quelli delle leggi italiane, ma anche quelli in vigore dei trattati, messi in vigore dai trattati internazionali. Il titolo della conferenza di stasera mira a trovare la possibilità di confrontare ancora questa campagna farmaceutica con i precetti del codice di Norimberga. Il punto numero 5 prevede che non si debba procedere
o proseguire in una sperimentazione quando sia nota la possibilità di avere effetti avversi o addirittura delle morti. Purtroppo sono uscite delle evidenze che hanno mostrato come i produttori fossero a conoscenza della possibilità di avere effetti avversi. Passiamo quindi a qualcosa che ci permette di verificarlo. Propongo l'immagine, un sito in realtà, 7B. Adesso però chiuderò il mio intervento. 7B è stato creato un sito che è in grado di interpellare gli oltre 160 documenti che la casa farmaceutica Pfizer è stata obbligata da un giudice del Texas a divulgare. Voi potrete dilettarvi come cittadini o come medici ad interrogare Abstractor e a cercare delle chiavi di ricerca specifiche, per esempio per reazione avversa, oppure potreste chiedere se nei documenti era nota la possibilità di un aborto spontaneo, magari anche avanti nella fase di gravidanza. Scoprirete delle cose molto interessanti che probabilmente sarebbero state utili da conoscere prima dell'avvio della campagna. Io purtroppo non posso andare oltre, riprenderò questo tema dopo l'intervento che adesso vorrei passare a Luciana, che spero sia qua vicino. Io penso che dobbiamo un grandissimo grazie a Cristian Azzori, non solo per quello che ha fatto in questa occasione, per questo esperimento ecologico, il più grande dell'umanità, perché lui è dal 2017 che cerca di dare voce a chi aveva dei dubbi. Con lui, che non conoscevo fino ad agosto dello scorso anno, ma che ora è un fratello, perché hanno fatto in modo di dividere le famiglie, ma noi abbiamo trovato sorelle e fratelli nuovi, e qui davanti a me mi commuove vederne così tanti. Grazie a tutti per essere qua. Mi piange il cuore per le persone che sono state fuori, ma gli ho fatto una promessa, gli ho detto: sono Luciana Beccaria, vi prometto, vi ospito a 30 per volta a casa mia e vi rispiegheremo tutto, perché siamo qui questa sera per fare sapere, siamo qui questa sera perché non si può tacere. Ho scoperto gli eventi avversi grazie a mia figlia Giulia, la farmacista, ti chiedo di alzarti. Che ha creato il filo di Arianna, nato da una farmacista e da una donna medico, perché si sono rese conto da subito che le persone avevano degli eventi avversi, anche delle paresi in ragazze giovani, delle perdite di udito avvenute dopo 2 ore dopo la somministrazione, e gli chiedevano: ma l'avete detto al medico? E loro dicevano: sì, ma che cosa c'entra? Mi ha risposto il medico. E loro hanno detto: no, perché siamo in una sperimentazione, se succede così in fretta, può darsi che sia correlato, può darsi che non lo sia, ma la segnalazione è importante. L'AIFA lo scrive sul suo sito: questi farmaci sono in sperimentazione, qualunque sia quello che vi, qualunque cosa vi dicano, perché c'è ancora il triangolino nero rovesciato della sperimentazione. Se vi dicono che non è in sperimentazione perché l'hanno dato tanto tempo a tante persone, vi mentono. Ok? Quindi segnalare è importante. Cosa ha fatto il filo d'Arianna? All'inizio ha cercato solo di dare una mano a chi doveva segnalare per seguirli nel caricamento su AIFA. Da subito ci siamo resi conto che chi si rivolgeva a noi a volte non erano neanche le persone direttamente interessate, ma i loro parenti. Perché sembra quasi che ci sia un meccanismo psicologico di rifiuto. Io ho firmato. Io ho scelto, non posso ammettere di essermi sbagliato. Col tempo però questi eventi avversi si sono diventati sempre più gravi, per cui le persone sono diventate consapevoli. Guardate, se volete andare avanti, ci siamo resi conto che era importante fare almeno una statistica, perché adesso i nostri 22.490 iscritti ci hanno segnalato 5.415 eventi avversi. Ma capite che il filo d'Arianna, da una farmacista e da un medico, quali sono? Okay.
Ok? Ok? Quali sono allora questi numeri reali? Perché quando questo è un altro punto che ci ha fatto preoccupare. Il confronto tra Svezia e Israele dopo il lancio della terza dose. E ci siamo detti, ma che cosa sta succedendo? Non ci siamo più fermati solo ad aiutare a raccogliere, abbiamo cercato di far sapere, di rendere le persone consapevoli che ci potevano essere dei rischi, che andava fatta una valutazione personale, ma soprattutto, per quanto mi riguarda, io non volevo arrivare a vedere bare bianche. Io non li volevo vedere i bambini con gli eventi avversi, perché gli adulti possono scegliere, ma i bambini no, e noi abbiamo il dovere assoluto di tutelarli. E se ci dicono che ce li immaginiamo, queste morti e questi eventi avversi, basta prendere i dati ufficiali, il dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che riporta 2.528.000 eventi avversi sul vaccino Covid-19. Guardate rispetto agli altri, vi sembra uguale? A me no. Christian vi ha parlato con la testa, io vi parlo con gli occhi. Questi sono il numero dei morti registrato dal sito della FIFA, 297 persone morte nel campo in un anno. Non c'è correlazione, allora la scienza mi dia una spiegazione, perché questi numeri non si erano mai visti prima. Ma la cosa più preoccupante è che tanti di questi decessi sono di persone giovani. Questo è Euromomo. Il nome sembra strano, ma in realtà è un sito serissimo. Riporta tutte le morti per tutte le cause di tutti i paesi del mondo. E lo fa anche ripartito per età. Questo è il grafico tra i 15 e i 44 anni per anno. Si parte dal 2016, 19, 18, 17, 20 e in alto c'è il 2021. Vi sembra normale? A me no. In più, c'è anche uno studio che è stato fatto su 80.000 pazienti inglesi che volevano capire per quanto tempo durava la copertura vaccinale, ma non hanno rilevato settimana per settimana soltanto la copertura vaccinale, sono anche andate a vedere per ognuna di queste persone sotto studio come si muoveva il loro sistema immunitario e cosa hanno scoperto? Che si arriva a una copertura negativa. Cosa vuol dire la copertura negativa? Che non solo col tempo tu perdi la copertura data dal vaccino, ma si deteriora anche il tuo sistema immunitario naturale. E questo poi ce lo spiegheranno i medici, che cosa vuol dire. Io vi voglio parlare solo di numeri. E se qualcuno dice che i dati del filo d'Arianna non sono validi, ci siamo messi a studiare e a fare delle percentuali e a paragonarli con i dati di VAERS, che ha già citato Christian, Eudravigilance e EMA. Sapete, le percentuali corrispondono quasi esattamente, quindi vuol dire che anche i nostri dati, pur così preoccupanti, hanno un senso. Della verità nulla sappiamo, perché la verità è in un pozzo. 2500 anni fa un filosofo, Democrito, ha raccontato questa storiella. La verità aveva un bellissimo vestito e andava a passeggio insieme alla menzogna, che era un po' invidiosa. Lei dice, andiamo a fare un bagno, visto che fa caldo? Vanno a fare il bagno, la menzogna ruba i bellissimi vestiti della verità, che tutta nuda corre in giro a cercare i suoi vestiti che ha indossato la menzogna, perché li vuole riprendere, e le persone le ridono dietro e lei va a nascondersi in un pozzo. Non vi sembra che la verità sia finita in un pozzo ancora 2500 anni dopo? Ma visto che a noi la verità piace, e poi a forza di star vicino a Christian cominciamo a diventare studiosi anche noi, siamo andati a leggerci tutti gli studi, anche quelli che sembravano più improbabili, anche tutti quelli dei negazionisti, di Delgado, di Campra, degli studi dei neozelandesi, degli inglesi, ci sono quelli tedeschi, ci sono quelli austriaci.
ma uno in particolare che è recentissimo, di marzo, ci ha fatto molto pensare, perché l'hanno accompagnato a una lettera che è stata depositata dai cittadini in tutte le polizie, in tutte le questure della Nuova Zelanda. Un gruppo di cittadini preoccupati vi viene a dire, care forze dell'ordine, che domani non potrete dire che non sapevate. Propongo di ripeterlo. In questo studio ci sono delle immagini molto interessanti. Vi chiedo, per favore, quella in alto a sinistra, di mettervela in memoria, perché adesso vedremo una cosa interessante. È grafene. Che cosa fa il grafene? Ve lo spiegherà qualcuno dopo di me. Allora, cosa abbiamo detto? Visto che c'erano tutti questi scritti, ho detto, ma perché non facciamo una prova? Sarà vero o non sarà vero che ci sono delle cose nel vaccino? Siamo andati, 8 persone vaccinate, accompagnate da persone non vaccinate di loro fiducia. Poteva essere l'avvocato, poteva essere il fratello, la moglie. Siamo andati da un bravissimo medico che è a Mantova, che è Franco Giovannini, che veramente ringrazio, ci ha dedicato una giornata. Ci ha fatto una punturina nel dito, ha messo il sangue sul vetrino, vaccinati e non vaccinati, e non vi spiego che cosa abbiamo visto, perché lo vedrete coi vostri occhi. Vi chiedo solo di mettere a mente un'altra immagine, che è questa. Scusa, riesci a tornare indietro? Mettetevi nell'immagine, questi sono i globuli rossi visti con un microscopio a campo oscuro. Questo è un sangue che sta bene, i globuli rossi sono vicini, vedete, hanno una bella cornice luminosa intorno, sono liberi, perché è giusto che scorrano, ok, nel sangue. Andiamo avanti. Perché invece, se riuscite poi a vedere questo, siete sicuri di volerlo nel sangue dei vostri bambini? Quindi lascio la parola al video, che vi parlerà molto meglio di me. Allora, qui abbiamo dei globuli rossi negli eritrociti ben separati. Al momento non si vedono. Questo è il primo sangue di un non vaccinato. Vedete che i globuli rossi sono vicini, sono divisi. Vedete? Non sono in perfetta salute, perché questo è il sangue mio. Io ho un leggero problema epatico. E quando ci sono dei globuli rossi, alcuni che sembrano un po' un tappo di bottiglia, vuol dire che dovresti fare proprio attenzione a quello che mangi. Faccio outing. Questo è il primo caso di un vaccinato. Lasciando dei spazi piuttosto grossi. Mi sembra uguale a quello di prima, che pure ho 63 anni. Tanto vi ho detto tutto ormai. Guardate che impilamenti che ci sono qua. Vedete? Restano come a blocchi di monetine, come se fossero proprio impilati. Non hanno una loro individualità, sono aggregati. Quello che vedete nei pezzettini più luminosi è grafene. Non è che lo pensiamo, lo sappiamo, perché il dottor Giovannini li ha fatti analizzare con un microscopio che sa rilevare quali sono i composti. Questo invece è il sangue di una persona che si è vaccinata con 2 dosi, ma ha fatto una delle cure di cui qualcuno dei bravissimi medici che sono tra noi quante dosi ha fatto? 2, l'ultima nel luglio 21. Ha avuto dei sintomi particolari o sintomi? Sì, sintomi anche abbastanza gravi, tipo? Perché dopo la seconda dose, dopo una emicrania continua di 20 giorni, finalmente mia moglie mi ha detto: misurati la pressione. Avevo la minima a 122, la massima a 190, vuol dire 2 anni. Io... Diciamo che... Ha fatto delle cure? Sì, 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 perché ho la fortuna che, siccome mia moglie, che è venuta precedentemente, soffre di una malattia autoimmune, io ho dell'immunologi a disposizione.
capito. Mi hanno dato da fare una cura disintossicante che in pratica continuo a fare anche se in misura minore. Ma dal punto di vista circolatorio c'è stato un bel miglioramento. Lei è fortunato che tutto sommato non ha avuto degli effetti così devastanti. Infatti ho già deciso che se in autunno tornassero alla carica col ricatto del Green Pass io mi dimetterei dal lavoro. Perché complimenti a chi ha dato la cura. Ecco, qui abbiamo diversi punti quantici grafene. È grafene micronizzato, quindi. Sì. E probabilmente le cure sono riuscite a eliminarne una parte. Traumatico. Ci ha veramente impressionati. Come fa? Mi chiedo da profana, io non sono medico, il sangue a circolare in quelle condizioni, come fa il cuore a reggere uno sforzo così? Pure più avanti? Tanto che nostro impiegamento che è. Vi sembra uguale a quello del primo? E non ha sintomi, è lì bello. Spaziamo. Il problema del tuo sangue, vedi che sei tutto impilato. Sì, no, sto guardando, mi sembra una catena. È da libro. Da libro. E non è sintomo. Il prossimo libro che scrivo. Ma zero, ma testimone anche la mia compagna. Io neanche proprio il subito, ma neanche il giorno stesso. Arritmie, niente, no, fai sport. Io faccio, perché io sono super attivo. Io non ho mai avuto situazioni. Ma neanche situazioni di, che ne so, intorpidimenti, perché sento, giro, io vedo nulla, ma proprio nulla, cioè non, neanche da dire mal di testa. O... Non so se è stata una fortuna o una sfortuna, sinceramente, alla luce di questo vetrino, guarda. Io comunque farei una cura qua, ma veloce anche. Testi fenomeni di impilamento modesti per il momento. Comincia. Sintomi particolari? Io ho avuto una paresi dopo 7 giorni. Dove? La parte sinistra del collo. Facciale? Sì. Pezzo di grafene, parte centrale, vedete? Eh sì, c'è. Ma non è il peggio. Guarda, che sorpresine. Oh, che bella bestia, di grafene. Impressionante, eh? Sintomi particolari, andiamo a vedere dentro la goccia, grafene, guarda, ce n'è iosa, sotto varie forme, grafene anche qua, bene, io sto guardando, vedete quei globuli rossi pieni di punti quantici? Sì, 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 sì. Quello blu scuro quindi è grafene? Sì, un pezzo di... con praticamente effetto adesivo del globulo rosso attorno a lui, vedi che è come una calamita. Pezzo di grafene, picco. Aspetta. Andiamo a vedere la goccia proprio cosa dice. Quello lì cos'è secondo te? Di grafene con il sopra. Brutti globuli rossi deformati, non più circolari. Meno male che ha fatto una dose solo. Sì. Meno male. Me lo dico sempre per confortarmi. Mi sono salvata. Se avessi fatto la seconda forse non sarebbe qui a fare il vetrino. Lo dico sempre, bene? Ho fatto esami per 2.500 euro oggi e non è ancora terminato il mio calvario, no, è il caso.
già del grafene importante, poi c'è, diciamo, il pilamento massivo anche qua. Non c'entra proprio nulla, cioè non riesco più a farmi prescrivere gli esami perché, boh, non lo so perché sono un problema. Ho fatto la saturazione e ho visto che i valori erano scesi a 89-90 e a quel punto ho deciso di andare in pronto soccorso. E prima di salire in pronto soccorso io ho fatto un tampone perché si sentivano dire un sacco di cose, non volevo avere fastidi una volta arrivata in ospedale. I fastidi però ci sono stati perché, come hanno visto la sintomatologia, mi hanno detto che se volevo essere accolta in pronto soccorso sarei dovuta andare nel reparto Covid. E io ho detto, veramente, io ho fatto adesso un tampone, ma quelli no così. Quindi alla fine, per poter essere in qualche modo assistito, ho dovuto accettare di andare tra i Covid. Ero al piano meno uno, mi bastava continuare a camminare dritto, è stata una cosa capitata per pochi minuti, io non sapevo più come arrivare in quella stanza. Era come se mi si fosse azzerata questa mappa mentale in quel momento. Poi però sono una persona che... Eccoli qua. Quelli sono tutti pezzi. Quelli sono pezzi di grafene. Ma ne ho visto anche di altri molto particolari. Quelli. Allora... questi, ho visto quelli proprio forma tagliente. Stiamo analizzando un altro campione di una donna che non è potuta presenziare per via di un esame da eseguire con urgenza in ospedale. Un pezzo di grafene molto chiaro, questo qua. Prima abbiamo visto un pezzo ancora più grosso, guarda questo. Un pilamento massivo dei globuli rossi, massivo. Guarda qui che roba, guarda. Devastante. L'elenco degli effetti avversi è lunghissimo. E questa chi va a chiedere il risarcimento di tutti gli anni che gli hanno fatto? Chi glielo va a chiedere? Chi tace è complice. Grazie Luciana. Ci tengo ad aggiungere un dettaglio. Eravamo entrambi presenti davanti a questi risultati. Siamo testimoni. Insieme a noi c'erano anche altre persone, ovviamente anche le persone analizzate, che si sono esposte anche solo per fare da testimoni a quello che stavano vedendo, oltre al medico. Aggiungo solo che questi medici non sono gli unici ad aver provato a guardare dentro il sangue, eppure sembrava un'azione così semplice da condurre. Prendo una goccia, sangue capillare, da una goccia in 5 minuti vedo se c'è un problema. È difficile capire quale sia l'impedimento per condurre un esame del genere. È un microscopio ottico, quindi ha i suoi limiti per gli ingrandimenti che può raggiungere. Però è comunque un microscopio commerciale, non è un microscopio difficile da trovare. Questo in particolare era un microscopio della Zeiss, primo Star, con la possibilità di visione in campo oscuro. Aggiungiamo che il medico che ha svolto questa indagine, prima di analizzare i nostri accompagnati, ne aveva analizzati altri 1000. Quindi il loro lavoro, che già ad ottobre vantava più di 200 casi analizzati, quindi questo riscontro è stato confermato già velocemente dopo i primi casi, per un lavoro nato tra l'altro dall'intenzione di un medico che è risultato danneggiato e che ha collaborato a questo studio. Questo studio presto sarà anche pubblicato come articolo scientifico. Vogliamo solo far notare che potrebbero nascere tante obiezioni, tante critiche sul fatto che sia difficile riconoscere l'identità del grafene, oppure del grafene ridotto, del grafene in fogli, del grafene in spessori maggiori di quello monoatomico. Proprio per questo vi prego di mostrare l'immagine numero 11. Proprio per questo lasceremo dire a chi lavora con delle macchine e dei microscopi avanzatissimi se e come sia possibile riconoscere
questo tipo di materiale, nuovo forse alle cronache, però di sicuro non nuovo per persone che lavorano in ambito nanotecnologico e soprattutto in ambito chimico. Do la parola a Maria, che si presenterà perfettamente da sola. Grazie. Buonasera a tutti, intanto ho l'onore di essere qui davanti a voi in quanto nella mia vita durante tutti i giorni io faccio fotografie, scatto fotografie in un ambito un pochino singolare, in quanto io sono una microscopista elettronica. Quindi utilizzo un determinato tipo di strumentazione che è lo strumento con le maggiori potenzialità per andare a rilevare ciò che è un argomento di grandissima tendenza, i nanomateriali. Quindi il mondo della nanotecnologia è tutto quell'universo nel quale questi materiali possono essere applicati. Quindi fondamentalmente il settore nel quale io lavoro è quello legato ai materiali. Ma lavoro con questo tipo di strumentazioni e che certamente ci consente di avere delle potenzialità molto molto superiori rispetto a quelle di un microscopio ottico, in quanto possiamo ottenere dei poteri risolutivi, cioè riusciamo ad andare a vedere dettagli più piccoli, ma molto 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 di più rispetto al microscopio ottico. Questa platea è estremamente varia, quindi credo che possa essere utile in questo periodo, soprattutto che in questi ultimi anni, io che mi occupo di scienza, non ho mai sentito parlare tanto di scienza e non ho mai assistito a una situazione in cui la scienza è stata messa a tacere per la maggior parte del tempo, in quanto ogni volta che qualcun analista ha fatto delle indagini, ha fatto delle analisi e le ha proposte, è stato messo a tacere. E quindi mi chiedo quanto veramente abbia voce la tecnica dietro a queste informazioni. Quindi voi ora vedete un'immagine, ma credo che per poter capire come sono le immagini, come leggerle, bisogna per forza sapere cosa succede dietro le quinte. Il set fotografico che accade dietro una produzione di un'immagine in microscopio elettronica è estremamente complesso. Quindi con il microscopio ottico credo che tutti quanti abbiamo avuto qualche volta nella nostra vita l'occasione di incontrarlo e sappiamo, abbiamo familiarità con le immagini, ciò che osserviamo è abbastanza corrispondente a ciò che ci immaginiamo. Il microscopio elettronico invece è estremamente diverso. Innanzitutto quindi credo sia necessario capire brevissimamente quali sono le basi che forniscono un'informazione con questo tipo di tecnica, in modo che anche voi possiate capire quali potenzialità avete con queste strumentazioni e se possono esservi utili in alcuni casi. Quindi, qual è la differenza tra un microscopio elettronico e quello ottico? Innanzitutto la lampadina che utilizziamo per illuminare il campione, la base. E nel caso della microscopia ottica abbiamo la luce visibile, che ha una lunghezza d'onda determinata. Nel caso del microscopio elettronico abbiamo a che fare con un fascio di elettroni. Un fascio di elettroni accelerato. Noi operatori possiamo decidere quanto accelerare i nostri elettroni. A seconda di quanto li accelereremo, avremo un potere di penetrazione nel campione maggiore o minore. Quindi io posso decidere in quali condizioni operare per ottenere un determinato tipo di informazioni. Ma qual è il vantaggio di utilizzare degli elettroni? Intanto che, essendo accelerati e avendo questo dualismo onda-particella, so che può essere un po' complicato per chi non è del settore, ma voi prendetela per buono, hanno una grandissima socialità, hanno tantissima voglia di interagire con qualsiasi cosa. Quindi io posso accelerarli, defletterli, piegarli, spostarli, e quindi mandarli su un campione e farlo interagire con lui. Quindi la potenzialità degli elettroni di interagire con una materia, qualsiasi essa sia, è ciò che mi consente di avere dei segnali che poi saranno raccolti in un determinato modo e poi trasformati in immagini. Ciò che voi vedete normalmente quando vengono riportate le immagini del microscopio elettronico sono infatti il risultato di questo tipo di interazione. Il fascio di elettroni interagisce, sviluppa segnali, noi raccogliamo. Quindi, che tipo di segnali possiamo raccogliere? Cosa possiamo ottenere come informazioni? Tre tipi di segnali fondamentali. Il primo tipo di segnali è un tipo di segnali che ci fornisce informazioni di tipo topografico e morfologico. Quindi, io posso vedere la morfologia del mio campione
Posso vedere com'è la superficie, se è rugosa, se è liscia, se ci sono dei pori. Posso vedere tutti i rilievi, quindi ottengo immagini in tridimensione. Ma posso anche raccogliere un altro tipo di segnale proveniente da un'altra zona dei nostri campioni e andare ad avere informazioni di tipo composizionale. Quindi capire, per esempio, se un mio campione è formato tutto di un solo elemento o se ci sono elementi diversi all'interno di quel campione. E vedrò livelli di grigio diversi a seconda della presenza di un elemento o di un altro. Non contenti di tutto questo, con la microscopia elettronica possiamo ancora ottenere un terzo tipo di segnale, molto molto importante e utile, soprattutto in questo caso. L'interazione del fascio elettronico con il nostro campione può produrre anche l'espulsione di raggi X. Adesso non stiamo a tediare su che cosa sono i raggi X perché non è la sede, ma voi pensate ai raggi X come se fossero l'impronta digitale di un elemento. Quindi quando noi li raccogliamo possiamo dire quale elemento in quel momento è presente nel campione. Quindi, riassumendo, io posso avere informazioni di tipo topografico e morfologico, posso vedere se la matrice è uniforme come composizione di elementi, ma posso anche sapere quali sono gli elementi che compongono la matrice. Quindi, proviamo a vedere, possiamo vedere la foto precedente, grazie. Allora, questa è la versione microscopia elettronica dei globuli rossi. Vedete a sinistra, ecco, le nostre immagini sono in questo caso in bianco e nero sempre, e sono sempre ferme, perché il microscopio elettronico lavora in un sistema di alto vuoto. E quindi alto vuoto vuol dire che all'interno non ci può essere neanche una traccia di una molecola d'acqua, perché evaporando spezzerebbe il vuoto. Quindi tutti i campioni che noi mettiamo devono essere, oltre che sottili, anche secchi, assolutamente secchi. E quindi in questo caso abbiamo dei globuli rossi di un soggetto non vaccinato. Invece nel mio viaggio di un campione di un soggetto vaccinato ho incontrato questo gruppetto di globuli che, come vedete, sono tutti abbastanza ammassati tra di loro. Queste sono immagini ottenute con il detector degli elettroni secondari, quindi con informazioni di tipo morfologico. Andiamo avanti. Per farvi capire, vi troverete a vedere questo tipo di informazioni in diversi articoli. Questa è una potenzialità della microanalisi, quindi il terzo tipo di segnale di cui vi ho parlato, dove possiamo andare a rilevare gli elementi presenti nel campione. Ma abbiamo possibilità diverse. Noi possiamo andare a rilevare, per esempio, cosa c'è in un punto ben definito, ma ancora di più possiamo chiedere di fare una mappa di distribuzione degli elementi che sono presenti in quell'area che stiamo osservando e vedere come sono distribuiti gli elementi. Quindi in questo caso, provate a vedere, l'elemento carbonio in arancio sopra definisce perfettamente tutti i contorni di quell'immagine. Questo campione è stato depositato su un vetrino che è fatto di silicio, ossigeno, tracce di sodio, e infatti vedete come tutti gli altri elementi compaiono attorno al nostro oggetto di interesse, mentre vediamo segnale vuoto dove non c'è. Quindi vediamo già subito che possiamo avere un'informazione molto utile riguardo la composizione di ciò che noi stiamo studiando. Inoltre posso avere anche delle tabelle, che qui adesso non si vedono niente, però fidatevi, riportano le percentuali degli elementi all'interno di quel materiale. Quindi adesso, questa è l'immagine che aveva proiettato Christian, e che cosa possiamo vedere in questo caso? Allora, voi intanto vedete l'immagine a sinistra e l'immagine di tipo topografico, raccolta con un determinato detector, vedete il marker che indica le dimensioni di ciò che stiamo osservando, i globuli rossi sono più o meno 7 micron di dimensione media, diciamo, quell'oggetto lungo che vedete attorcigliato, che purtroppo non si vede molto bene qui, è lungo più di 40 micron. Allora, un micron è un milionesimo di metro, ma questa struttura è immensa ed è molto attorcigliata. Che cosa vedo nell'immagine invece del detector che mi dà l'informazione di tipo composizionale?
vedo che la parte del vetrino è molto più chiara, perché gli elementi che la compongono sono più pesanti, mentre vedete che i globuli, che sono anche alcuni ripiegati, li vedete, hanno un contrasto più grigio, quindi osservate una differenza di livelli di grigio che mi dice che lì ci sono elementi più leggeri. Quindi io già, senza sapere cosa c'è, io posso già capire che qui stiamo parlando di qualcosa composto di elementi leggeri, quindi probabilmente carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto. Andiamo avanti. Qui invece ho fatto la microanalisi, quindi abbiamo utilizzato quel terzo segnale e come vedete, in quel caso lì, il carbonio in rosso praticamente rappresenta tutta la struttura di quel verme che avevo chiamato così, mentre tutti gli altri elementi appaiono quasi assenti. Quindi in questo caso, anche se è molto difficile andare a dire con esattezza qui si tratta di questo, possiamo dire con una buona percentuale di certezza che quel corpo che noi stiamo guardando è un corpo di tipo grafenico o similgrafenico. Andiamo avanti. Qui invece vi ho riportato una serie di dettagli di ingrandimenti, per esempio questo qua ha un 70.000 ingrandimenti fatti in zone diverse di questa struttura. Come vedete si osservano delle zone molto rugose con delle pieghe, con effetti, specie di strati sovrapposti avvolti. Andiamo avanti. Qui continuiamo, sempre un 70.000 ingrandimenti di una zona diversa dove vedete i ripiegamenti e questa struttura è tutta appoggiata sui nostri globuli rossi. Andiamo avanti. E qui abbiamo il dettaglio finale dove si vedono tutte le pieghe di questa struttura e la microanalisi abbinata di nuovo evidenzia una concentrazione di carbonio assolutamente chiara in corrispondenza della struttura. Quindi andiamo avanti. Qui un altro punto, un'altra potenzialità, quindi possiamo fare non soltanto le mappe, ma possiamo fare delle analisi puntuali che si chiamano, quindi posso andare a puntare con il fascio elettronico e dire ok, dimmi cosa c'è in questa zona, lo abbiamo fatto in quest'area e anche qui andiamo a vedere le percentuali del 63% di carbonio in quella parte di struttura. Avanti. Un altro dettaglio ancora. E qui invece vi ho riportato, visto che io mi occupo di nanomateriali, un'immagine di un ossido di grafene ridotto. È un ossido di grafene ridotto. E quindi, se avete guardato tutte le precedenti immagini, noterete che la morfologia è estremamente simile. Andiamo avanti. Qui abbiamo invece un ossido di grafene. Vedete le strutture sottili e queste qua, che ricordano estremamente le strutture del dettaglio degli ingrandimenti più elevati della struttura. Se andiamo avanti, ok, questo è un secondo esempio, allora cito, ho scelto due casi, ma ce ne erano tantissime strutture di questo genere. In questo caso è per darvi proprio veramente il più possibile la chiarezza di quanto possiamo avere informazioni con questo tipo di tecnica. Questa informazione ci fa vedere la morfologia non particolarmente bella in questo caso, ma quando andiamo a vedere il segnale degli elettroni retrodiffusi che si chiamano, che ci danno l'informazione composizionale, vedete il contrasto così notevole rispetto al vetrino di supporto e il fatto che sia così scuro mi dice già senza fare nient'altro che lì stiamo parlando di un composto praticamente carbonioso. Il grafene è fondamentalmente carbonioso e quindi da quel tipo di morfologia, per chi analizza questo tipo di materiali, può essere molto molto plausibile che si tratti di una struttura grafenica. Andiamo avanti. Qui ci sono altri dettagli di ingrandimenti, purtroppo la risoluzione dell'immagine non è bella, non si vede molto. Avanti. Non so se riuscite a vedere il dettaglio qua. Quello è un globulo rosso e c'è il film che sta avvolgendo parzialmente il globulo. Anche in questo caso la nostra microanalisi ci fa vedere come l'accumulo di carbonio è centrato perfettamente in quella zona.
vediamo anche altre percentuali degli altri elementi, ma fondamentalmente abbiamo una struttura carboniosa. Andiamo avanti. E in questo caso, ulteriore dettaglio, vi prego di notare le pieghe di questa zona, perché in questa immagine erano molto visibili, e il fatto di avere questo tipo di visuale ci dà l'idea anche di quanto sia sottile questo materiale, perché riusciamo anche a vedere attraverso. Da queste immagini si osserva anche il contrasto del vetrino, e quindi mi dice che stiamo parlando di qualcosa di estremamente sottile. Anche le tabelle delle percentuali ci fanno vedere che le percentuali più alte sono legate al carbonio, con qualche percentuale di ossigeno e azoto. Ovviamente un campione di sangue, per cui abbiamo anche un po' di altri elementi come il potassio. Andiamo avanti. Questo qua è un altro dettaglio dell'ingrandimento del globulo rosso con il nostro film. E poi alla fine dovrebbe esserci semplicemente il ricordo dell'immagine di confronto. Ecco, guardate qua. Lì abbiamo il nostro film trovato nel campione biologico. Qui abbiamo l'immagine di un campione di ossido di grafene. E quindi, al momento, con questo tipo di tecnica, noi possiamo indirizzarci su quale tipo di strutture stiamo osservando, e quindi dalla morfologia, confrontandola con i materiali di partenza, quindi come in questo caso, noi possiamo dire che ciò che osserviamo ha una similitudine estrema con le strutture grafeniche. Dire se si tratti di grafene ossido, di ossido di grafene ridotto, è impossibile. È impossibile con questa tecnica, con la microscopia elettronica. Ci sono altre tecniche come la microRaman, che invece ci possono dare quelle conferme, o il TEM, che è la microscopia elettronica a trasmissione, ma in questo caso noi abbiamo, da ciò che avete visto, una grande informazione riguardo al fatto che queste sostanze abbiano comunque una grandissima affinità con le strutture grafeniche. Se ci sono domande, qualsiasi cosa, sarò qua e quindi a disposizione. Ringrazio Maria per aver trovato il tempo anche per venire qui da noi. Chi tra i relatori lo vorrà potrà essere aggiunto ad un elenco che lascerò nella cartella dei documenti come relatore, quindi potrò dire i vostri nomi e elencarli se lo vorrete, ed ovviamente chi vorrà poi contattarli saprà almeno come si chiamano in caso voleste citarli. Adesso per la serata avremmo previsto l'intervento che io ho lasciato come facoltativo, assolutamente facoltativo, di una persona che ha purtroppo vissuto su se stessa cosa significhi incorrere in una reazione avversa e le successive ripercussioni di questo, quindi trovare un muro di gomma, trovare una negazione della reazione, trovare un'assenza totale di aiuto per poter risolvere i problemi, perché c'è anche un'incapacità di affrontare la maggior parte degli effetti avversi che insorgono, soprattutto perché si va ad indagare nei luoghi e nei modi sbagliati. Non lo devo dire io, ovviamente lo diranno dopo i medici il perché. Quindi se la persona a cui è stato lasciato lo spazio vuole dedicare almeno 5-10 minuti per raccontare la sua esperienza, io l'aspetto qui adesso. Non so se parlarvi di dietro così non vi vedo in faccia. Ciao a tutti, ho il mio fazzoletto perché tipicamente piango. Sono Carla, mi occupo di progetti di intelligenza artificiale e la mia più grande passione era il ballo. Mi sento. Mi allenavo 10 ore alla settimana e facevo gare, ho fatto i campionati italiani e poi c'è stato il Covid nel 2020. Covid, ospedale, long Covid, dolori. Sono stata tra le prime a essere
infettata e quindi non sapevano come curarmi. Poi sono stata tra le prime a avere il long covid e quindi mi prendevano per pazza perché avevo delle cose che non si spiegavano e quindi mi davano della depressa, così intanto io stavo male, dolori, così. E dopo 14 mesi il mio medico decide di inserirmi tra quelli che dovevano fare il vaccino. È un caso di guarita, sono i famosi guariti. Il 40% dei bambini hanno fatto l'Omicron senza accorgersene, hanno un'immunità naturale. Lei è stata vaccinata, inoculata col siero genico sperimentale, nonostante fosse stata guarita. Tutti sanno cos'è l'ADE, ma questo principio è fondamentale. Non c'era bisogno di Lancet. Continua. Io però prima di fare il vaccino ho deciso di fare il dosaggio degli anticorpi perché mi sembrava che non avesse senso che dovessi fare il vaccino dopo essermi ammalata. Avevo ancora degli anticorpi dopo 14 mesi, però il medico mi ha detto no, lo devi fare, al centro vaccinale mi hanno detto no, no, è da fare, così lo faccio e dall'indomani inizio ad avere tachicardie, aritmie, dolori al torace, bruciori al petto, poi inizio ad avere problemi a parlare, ad articolare le parole, a pensare e mi faccio il dosaggio degli anticorpi e avevo 2000. Allora vado al centro vaccinale e per una mano santa sono capitata in uno dei tre giorni in cui c'era una legge regionale che permetteva di essere esonerati dal secondo vaccino dopo, per chi aveva fatto il Covid in qualsiasi momento precedente. E così, visti gli eventi avversi che ho segnalato e gli anticorpi alti, mi hanno esentata. I miei dolori sono durati, i problemi al cuore, aritmie, tachicardie sono durati un mese, poi la testa un po' alla volta è migliorata, finché a un certo punto a dicembre ho delle manifestazioni tipo influenzale, sono andata anche al pronto soccorso perché avevo dei problemi, ma sono sempre stata negativa al tampone, sta di fatto che da un giorno all'altro praticamente crollo e non riesco più a... avevo un'astima fortissima, non riuscivo più, mi sentivo morire, mi sentivo... anche mi coricavo, non trovavo pace, dolori brucianti in tutte le braccia, i muscoli, addirittura alle dita, come se mi infilassero dentro un liquido che mi corrodeva completamente. Io poi ero lì coricata e non sapevo se sarei sopravvissuta, perché e la stanchezza era talmente tanta che facevo un respiro e dicevo avrò poi la forza per fare il respiro dopo. E allora intanto pensavo ai miei figli che ho vaccinato, che hanno voluto essere vaccinati, che mia figlia fa l'università, fa medicina, quindi l'hanno obbligata e anche loro hanno fatto il Covid, l'hanno fatto quando l'avevo fatto io, ma loro non avevano fatto il tampone perché all'inizio non facevano i tamponi, ma loro avevano perso il senso del gusto e dell'olfatto. Sono stata praticamente 3 mesi a letto a cercare di venire fuori da questa situazione. Ho girato medici e medici perché cercassero di capire qualche cosa. I medici della medicina tradizionale non mi hanno aiutato. Mi facevano fare gli esami, tutto a posto. E poi mi dicevano, signora, non sappiamo cosa dirle. Tanto io non so... Io non sapevo cosa fare, poi alla fine ho trovato dei medici che mi hanno aiutata, mi hanno riempita di integratori, e sto facendo l'ossigeno-ozonoterapia. E, tra l'altro a gennaio ho rifatto gli anticorpi e 9 mesi dopo il primo dosaggio degli anticorpi, quando avevo 2000, io dopo 9 mesi avevo 7000 di anticorpi, quindi praticamente il mio corpo, al posto di eliminare gli anticorpi, continuava a produrli. Ho preso glutatione, tutto quello che mi hanno dato. Adesso sono tra coloro che hanno donato il sangue
Io non ho voluto sentire quello che vi hanno detto, perché sono terrorizzata. Perché? La vita che dice di prima e soprattutto risonanza negativa. Sì, adesso sto facendo degli altri esami, appunto. Io spero, tra l'altro, un'altra bella chicca. 2 settimane fa mi sono sentita una cosa nel seno che a dicembre non avevo, e ho fatto un ago aspirato, quindi dopodomani avrò l'esito. E credo che anche questo, ahimè, sia frutto di quel vaccino che ormai mi ha cambiato la vita. E io ovviamente non sono riuscita ad ottenere l'esenzione, ho documenti dei medici, sono andata anche dal professor Lari di Milano, dell'ospedale Scopato, quello che tutti non amano, eppure non hanno al centro vaccinale, la piattaforma Ocean della Regione Piemonte non ha accettato nessun tipo di dichiarazione, per cui io teoricamente dovrei fare il vaccino perché supero 50 anni. Ora vedremo, ho fatto degli altri nuovi esami, nuovi accertamenti proposti da ricercatori di Milano e vedremo. Non lo so, sono nelle mani di queste persone che mi sono state vicino e che, come vedete, mi sono intorno. E nelle mani di Dio. Allora, ovviamente è scusata perché l'emozione sta prevalendo, no? Però è importante il tuo messaggio. Prima dell'inoculazione, praticavi attività sportiva? Sì. Cosa facevi? Ballo 10 ore alla settimana, più una sera alla settimana andavo a ballare fino alle 5 di mattina. E di cosa, il tuo lavoro in che cosa consiste? Facevi conferenze a destra e a manca? Di cosa ti interessava? Ma io più che altro coordino, adesso ho difficoltà con la testa, coordino progetti di intelligenza artificiale, quindi gestisco ricercatori che vengono da tutto il mondo e poi partecipavo a conferenze, parlavo. Insomma. All'inizio i medici, raccontando i tuoi sintomi dopo l'inoculazione, no? In che modo ti trattavano? Ti davano psicofarmaci, sì, ti davano antidepressivi? Sì, cosa dicevano? Sì, mi hanno sempre dato, sì, poi anche a settembre ho iniziato con gli antidepressivi che poi mi hanno anche peggiorato la situazione, mi hanno aumentato i tremori, avevo le gambe senza riposo e anche adesso, diciamo anche quando tutte le volte che sono andata al pronto soccorso in questo periodo che non riuscivo più, non mi sentivo mai morire, ma poi tutto sto bruciore nel corpo. E mi dicevano che era solo una cosa, deve prendere l'antidepressivo, deve prendere, anzi, anche quando ho detto ma io gli anticorpi alti, bene, a 7.000 faccio un altro vaccino, gliene arrivano 15.000, così poi così sì. Non si ammala più. Allora, prima di dare la parola al magistrato, l'ultima domanda, avevi fatto una risonanza magnetica, avevi fatto una TAC? Avevi fatto un'elettromiografia? Io ho fatto un'elettromiografia, sì, ma prima del vaccino. Ho fatto anche una risonanza magnetica al cervello prima del vaccino. Erano negativi? Sì, però negativi. Adesso non so. Per caso, come altre ragazze della tua età che tu conosci benissimo, dopo mesi di antidepressivi, che magari sono anche giustificati, sei mica andata a Milano a fare la biopsia delle microfibre? Io no. Però sappiamo che di colleghe, sì, trattate con antidepressivi per mesi, a un certo punto sono andati a Milano, hanno fatto la biopsia e cos'è risultato a queste amiche che conosciamo? Un quadro di mielite. Va bene? Ok. Lasciamo la parola al magistrato. Un applauso per lei. Speriamo bene, quanto tempo è?
servizio quando siamo qui. Grazie ancora Carla. Sono stato testimone pure del suo esame, non ha potuto presenziare di persona, però per fortuna siamo riusciti a fare anche per lei lo stesso tipo di esame, e quindi una speranza in più per trovare una soluzione ce l'avrà lei e ce l'avranno altre persone che guarderanno dove prima non si guardava. Adesso però vorrei dare la parola ad un altro testimone di questo e di altri casi molto gravi. Per me è un onore averla qui, non avrei assolutamente potuto sperare che riuscisse ad arrivare, anche per i numerosi impegni e la distanza che ci separa. Lascio la parola direttamente a lei, anche lei è perfettamente in grado di presentarsi. Hai già parlato prima di spiegando il meccanismo dei globuli rossi, tutte quelle robe lì, o no? Pure tutto quello che dovevi. Allora, intanto grazie, scusate che sono arrivata in ritardo, ma mi sono persa sulle colline, insomma va bene. Ecco, io ho preparato uno scritto perché erano talmente tante le cose che volevo dire che mi sono messa a scrivere ieri pomeriggio e ho finito oggi pomeriggio. Ecco, e volevo scrivere perché volevo dire, ricordarmi tutto quello che volevo dire, perché ci sono veramente tantissime cose. Io mi presento, faccio il magistrato da 29 anni, ho fatto, non mi ricordo, 18 anni tipo il pubblico ministero, ho fatto tipo 7 anni il giudice penale, adesso mi trovo al tribunale per i minorenni da un anno e da un mese e mezzo ho preso un congedo perché ho i miei genitori che stanno piuttosto male. E, ecco, voglio dire che io mi presento qui come cittadina non per riferire su dei fatti che ho appreso durante il mio lavoro, però è chiaro che la mia esperienza e quello che ho avuto modo di vivere anche facendo questo lavoro, le conoscenze, la professionalità, mi danno la possibilità di vedere con un occhio, diciamo, più attento certe situazioni, o comunque con un occhio giuridico, con, insomma, quello che volete. Ecco, io diciamo che ho lavorato in tanti uffici giudiziari, mi sono trovata in tante realtà diverse e quello che ho sempre mi ha sempre caratterizzato è intanto il fatto di non sentirmi prima di tutto un magistrato, cioè di sentirmi una persona e di privilegiare sempre l'umanità in tutto quello che facevo, di non essere formale, di cercare sempre di accogliere le persone, perché per me questo lavoro è sostanzialmente un lavoro di servizio. Prima di venire qui ho anche riflettuto un attimo, mi sono anche letta il codice deontologico dei magistrati e ho letto questo, si dice: nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza e sensibilità all'interesse pubblico, opera con spirito di servizio per garantire la piena effettività dei diritti delle persone, laddove è riconosciuto il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero. E poi anche detto che il magistrato mantiene un'immagine di imparzialità e di indipendenza. Ecco, è con questo spirito di dipendenza che mi ha sempre caratterizzato, perché chi ha lavorato con me o è incappato, diciamo, sotto la mia giurisdizione o quando facevo il pubblico ministero, insomma, si è rivolto a me, lo sa. Io non mi sono mai fatta intimorire, sono stata a Catania per diversi anni, mi sono occupata di indagini di pubblica amministrazione, non è stato per niente facile, però posso dire che nonostante tutte le difficoltà posso camminare a testa alta, ho sempre fatto quello che la mia coscienza innanzitutto mi suggeriva di fare. Non sto a dire le cose che ho condotto, ma insomma anche nei confronti di un ospedale ho condotto un'indagine molto impegnativa e anche lì sono andata dritta per la mia strada, perché penso che innanzitutto questo sia un servizio. E quindi con questo spirito anche indipendente io vorrei testimoniare quello che ho visto e vorrei anche far capire, non tanto a chi sa già di cosa stiamo parlando, perché comunque da 2 anni, 1 anno, 6 mesi segue diciamo un'informazione anche alternativa, ma vorrei far capire soprattutto a chi invece non la segue e anche ai miei colleghi che si chiederanno che cosa ci faccio qua stasera,
soprattutto perché l'idea del magistrato è di quello che non si espone, che deve rimanere imparziale, che non si pronuncia. È anche giusto in un certo senso, però se viviamo una situazione talmente paradossale, talmente assurda, talmente anche insensata, che io quando ho pensato cosa scrivere e che cosa dire, soprattutto perché non ho molta memoria e volevo ricordarmi le cose, avevo pensato di dire quali sono stati tutti i passaggi che mi hanno portato a pensare come la penso oggi, a essere qui oggi e a vivere quello che ho vissuto negli ultimi mesi. Voglio fare una specificazione, come dicevo mio padre non sta bene, parto dalla fine, ma sono arrivata il giorno stesso che Luciana è venuta con le persone di qui, di Mantova, dell'Emilia, insomma, per analizzare questo sangue, e conoscevo questo medico da 30 anni. L'ho ricontattato perché avevo mal di schiena, mia madre non stava bene, eccetera, eccetera, e quindi ho saputo che lui faceva questi studi. Come dicevo, mio padre trivaccinato, perché in famiglia sono tutti vaccinati, e ha avuto insomma per Pasqua un periodo molto difficile, è stato male un mese, io con tutte le conoscenze che avevo acquisito, diciamo, ho dato un certo impulso anche alle cure, e a un certo punto, superata diciamo la fase più difficile, ho pensato di fargli un didimero, perché sapevo che insomma ci sono effetti anche trombotici, eccetera. Ho detto facciamo un didimero, e questo didimero era altissimo. Allora mi sono chiesta perché, sapendo che questo medico analizzava il sangue, ho detto vediamo il suo sangue, l'ho fatto vedere anche quello di mia madre, e lì appunto questo medico, Franco Giovannini, il pomeriggio doveva vedere loro, quindi io ho pensato di fermarmi perché ero curiosa, volevo capire, vedere in prima persona. Ecco, anche in mio padre è stato trovato il grafene, ma soprattutto questo che non si capisce molto, nel senso che voi avete visto queste immagini, ma veramente se vedeste il video che è stato tagliato per lunghezza, ma soprattutto c'erano anche tanti commenti perché le persone erano così allibite da quello che vedevano. Tutte queste, avete visto i globuli rossi piccoli, rotondi, puliti? Globuli rossi, come sapete, sono responsabili degli scambi dell'ossigeno e dell'anidride carbonica, lo trasportano insomma nei vari organi, eccetera. Ecco, quando vedevate tutti quei come si può dire, quelle specie di anse intestinali, tutte quelle cose un po' informi, erano praticamente globuli rossi tutti impilati uno attaccato all'altro, e il meccanismo di funzionamento che mi è stato spiegato, perché prima si vedevano questi impilamenti, non so cosa abbiate fatto vedere prima del mio arrivo, perché io mi sono persa sulle colline, sono arrivata tardi, però in molte immagini si vede questo ossido di grafene che è luminescente, sono pezzi grossi, pezzi taglienti, è un materiale sottilissimo e funziona da magnete, quindi attira il ferro che c'è nei globuli rossi, e i globuli rossi si attaccano a questa sostanza, quindi praticamente sono bloccati, non riescono più a svolgere la loro funzione di ossigenazione e di scambio, portando l'ossigeno e portando via appunto dagli organi, dal sangue, l'anidride carbonica. Va bene, questo è quello che io personalmente ho visto su tutte quelle persone. C'era Luciana che aveva un computer, eccola, c'era Luciana che aveva un computer, ho detto ma senti, verbalizziamo, perché mi sembra, io forse deformata professionalmente, ho detto voglio scrivere quello che si vede, e mi sono presa questa responsabilità, chiaramente esonera dal mio lavoro, io ho detto che facevo quel lavoro, però come cittadina mi sono sentita di fare questo. E quindi abbiamo scritto tutto quello che si è visto, e voi vedete veramente una minima parte, perché ci sono questi pezzi luminescenti che attraversano appunto anche solo una piccola goccia di sangue, quindi potete immaginare che cosa succede in tutto il nostro corpo. E mi sono anche spiegata dei fenomeni a cui ho assistito, perché per esempio, siccome il cuore
è continuamente al lavoro e quindi deve essere ossigenato. Che cosa succede quando questi globuli rossi sono tutti bloccati, impilati, fermi? Che l'ossigenazione non avviene, quindi il cuore fa una grande fatica. Io sono partita che volevo dire 500 milioni di cose, ho scritto non so dire quante pagine per spiegare, ora non so da dove partire perché il tempo è veramente poco, se ricostruissi tutto quello che voglio ricostruire, perché di cose ce ne sono tantissime. Sto partendo dal fondo e quindi sto partendo dalla cosa che mi ha colpito di più, cioè i danneggiati e gli effetti avversi, perché come ha detto Federica Angelini in più occasioni che io conosco, ho ascoltato anche domenica Contiamoci, avevo anche riportato le sue parole, lei dice non ci vogliono vedere, noi diamo fastidio perché esistiamo. Io ho sentito un sacco di storie da persone direttamente, perché le ho conosciute, perché poi alla fine uno si mette a disposizione, cioè non so, io sono anche fatta così un po' perché è il mio modo di essere, per tutta una serie di cose che mi hanno portato, che non sto dicendo perché il tempo stringe, non lo so se poi comincerò a dirle oppure no, adesso sto andando un po' a ruota libera. Ho sentito racconti veramente terrificanti. Dove li ho sentiti? Allora, o perché me li hanno raccontati, io poi credo che le cose arrivino dove uno mette l'attenzione. Effettivamente, a volte le persone le sono andate a cercare perché ho collaborato con associazioni, mi sono anche messa in contatto con persone che sapevo che avevano ricevuto danni importanti per parlare con loro, per trovare un legale, per indirizzarle adesso per esempio a fare queste osservazioni sul sangue. Non so se è stato mostrato un video di una ragazza, l'hai mostrato? No, forse non c'è stato il tempo. Una ragazza di 27 anni di Bologna. Io ho visto il suo video su un canale Telegram. Ecco, perché poi c'è anche tutto il discorso di come l'informazione non è stata data, non è stata data in modo corretto. Io qui ho ricostruito, non so quante pagine ho scritto, 26, ecco. In 26 pagine ho scritto tutti i passaggi, punto per punto, da quando ero a Bergamo, perché io adesso sono a Bologna, ma poi mi trovo sempre nei posti clou. E quindi ero a Bergamo nel periodo in cui c'è stata tutta quella moria. Ecco. E quindi partivo dal perché non hanno chiuso gli ospedali, un medico ha chiuso l'ospedale di Alzano e poi dopo è stato subito riaperto, non hanno chiuso Nembro e Alzano e noi, mi ricordo benissimo, ero con una collega e eravamo lì, c'erano i carabinieri pronti, no, non è stata fatta questa cosa, sono state impedite le autopsie, perché sono state impedite? Anche questo non si sa, addirittura l'autorità giudiziaria erano state fortemente sconsigliate. E quindi anche le cure non sono andate all'inizio, diciamo, nella direzione giusta. E quindi a me hanno iniziato a venire tutta una serie di dubbi, perché da una parte, per esempio, mettevano le persone malate di Covid, diciamo, in uno stadio non così pericoloso da non dover essere intubate, per esempio nell'RSA, e quindi sono morte tante persone e quindi c'era questo discorso di che il contagio non sembrava così importante, poi però dall'altra parte non si potevano neanche fare le autopsie, oppure non si potevano neanche andare a salutare le persone che morivano, quindi tutti i familiari, io ho avuto diverse persone che ho conosciuto che hanno visto i loro familiari sparire e poi non li hanno più potuti salutare. Io stesso ho avuto una febbre di 2 mesi e mezzo, fin per carità non grave, però nessuno è venuto a visitarmi e non mi interessa, nel senso che non ero così gravemente malata, però le storie che circolavano e che sentivo era di persone che io stesso ho chiamato a un certo punto, c'era un numero verde da chiamare, però nessuno ti dava indicazioni, dicevano vabbè, si misuri la saturazione, prenda questo e poi dopo se sta peggiora chiami l'ospedale, eccetera. Quindi tante persone hanno chiamato, però i posti non c'erano. Insomma, tutta una serie di cose gestite a mio avviso molto male. Un'altra cosa che a me ha lasciato molto molto perplessa, devo dire, è stato come sono state affrontate le cure. Le persone, i medici, tantissimi medici si sono prodigati per cercare di curare
e dall'altra parte i protocolli dicevano di non andare a visitare le persone, come in molti hanno sperimentato. E questi medici hanno fatto di tutto, si sono ingegnati, molti sono riusciti a curare anche molto bene i pazienti. Cioè, c'è anche una sorta di casistica su quanti casi e quante persone hanno salvato, medici che poi hanno avuto la sorte che sappiamo, perché c'è stata tutta questa guerra a chi curava, a chi non rispettava i protocolli. Cioè, l'uomo è stato così, messo in una condizione di non poter fare tutto il possibile. Questo delle cure a me è sembrato un'assurdità. Hanno fondato dei gruppi come Ippocrate, come le cure i medici delle cure domiciliari sono stati totalmente demonizzati. Questi medici hanno chiesto confronti continui, costanti, quando poi c'è stato il CTS. Nessuno ha voluto parlare con loro. Ma perché? Cioè, ragionando, perché non c'è stato un dialogo? Perché? Non si sa, è una spiegazione che non è mai stata data. Eppure tutti questi medici, questi ricercatori portavano pubblicazioni, portavano le loro esperienze, portavano i loro risultati. Non c'era niente da fare, un muro. E quindi anche questa cosa, ecco, De Donno è stato quello che mi ha fatto scattare un click nella testa. Prima diciamo che io stavo lì, facevo il mio lavoro, e ascoltavo un po', ma insomma non mi curavo neanche troppo. Quando è morto De Donno, e per me è stata una cosa, veramente che ha segnato una svolta. Da lì ho cominciato a informarmi proprio in modo costante, perché questo medico, che tra l'altro era mantovano come me, aveva trovato una cura, curava i suoi pazienti, è stato estromesso dall'ospedale in un modo ignobile. Gli sono state fatte un sacco di pressioni. Come era successo poi con Di Bella, io conoscevo anche Di Bella perché curava mio padre che aveva avuto vari problemi, sono andata da lui, una persona assolutamente, un vero studioso che cercava di curarti non tanto con le medicine ma avendo una visione globale e olistica delle persone. Ecco, De Donno mi ha ricordato lui e la sua cura, nel senso che questa cura al plasma funzionava, molti erano guariti, quantomeno empiricamente funzionava, e non l'hanno sperimentata per dire se funzionava o meno e se poteva essere usata negli ospedali dove l'avevano usata, quindi Mantova, quindi Pavia. No, l'hanno sperimentata a Pisa, non seguendo neanche la traccia che lui aveva dato, tant'è vero che lui è rimasto amareggiato, alla fine non parlava neanche più, mi ricordo la sua ultima intervista, non voleva neanche parlare e dire quello che pensava. E dall'altra parte però le sue cure poi sono state riconosciute, sono state utilizzate in Russia, sono state utilizzate, ora non ricordo in quali altri stati, adesso sappiamo che funzionavano. Quindi, ecco, tra l'altro poi una cosa è successa anche 4 giorni fa, c'è stato un medico di Portoferraio, mi sembra si chiamasse Belcari, che ha curato un paziente di 65 anni con il plasma. Questo paziente è stato intervistato, dice: ma io ero lì che tra un po' stavo per morire e adesso taglio col mio tagliaerba, molto contento. Bene, questo medico dal suo dirigente primario dell'ospedale è stato attaccato in maniera fortissima, dicendo che come si era permesso di fare questa cosa, che non era stata ancora sdoganata. Insomma, uno rimane perplesso, cioè uno che ha un pensiero rimane perplesso, dice: ma l'obiettivo non è di curare le persone. Lo stesso i monoclonali, anche lì un'altra. I monoclonali hanno. Allora, la prima notizia che si è saputa è che una casa farmaceutica, ora non mi ricordo bene il nome, mi ricordava Lilli del Caffè, quindi era un nome simile, aveva offerto dei monoclonali gratuiti a Bergamo all'inizio. Non sono stati accettati, non si sa perché. Poi sono stati comprati, poi però hanno adottato una procedura tale, così farraginosa, che il tempo per ottenere l'approvazione per usarli
faceva sì che poi arrivasse il momento in cui si potevano usare, che era già tardi. Quindi solo alcuni ospedali sono riusciti effettivamente a utilizzarli con le loro potenzialità. Non so, pure li tenevano nascosti. Insomma, fatto sta che a un certo punto molti monoclonali stavano scadendo e li abbiamo regalati alla Romania. Questo è un esempio. L'altro esempio è quello dell'ivermectina, dunque era stata utilizzata. Molti medici dicevano che secondo loro funzionava. E quindi i medici provano, cercano di salvare le persone, provano delle cure. Diciamo non sono sperimentali, ma comunque era un farmaco usato off-label, cioè era usato da anni per una situazione, vedevano che funzionava, l'hanno usato per un'altra. E anche lì, no, perché il medicinale dei cavalli, sicura, mi ricordo questa storia dei cavalli, mi ricordo anche che è uscito un articolo su Lancet che ha demolito totalmente e poi dopo è stato fatto un passo indietro. Ora non dico anche chi sta alla base, diciamo i maggiori azionisti di alcune di queste case così prestigiose, ecco, che non sono proprio privi di conflitti di interessi. Comunque, anche questo. Ecco, io mi ricordo che questi medici hanno chiesto dei confronti e sono anche andati in Senato, perché mi ricordo di aver assistito a diverse presentazioni molto motivate, molto documentate, eppure i parlamentari c'erano, uno diceva, beh insomma adesso gliele hanno dette, cioè capiranno, no. No, perché poi su tutti questi temi veniva sempre messa la fiducia, per cui non si riusciva mai ad arrivare a niente. Ci sono tanti temi veramente che vorrei affrontare. Ecco, come dicevo, molte informazioni uno le ha trovate sui canali liberi, sui canali indipendenti, sui canali piccolini, sui social, perché la televisione e i giornali principali hanno iniziato a fare una campagna per cui c'era una sola verità che doveva essere seguita. E perché io dico così? Perché, beh, penso che tutti l'abbiamo sperimentato, ma una cosa anche mi ha lasciato perplessa, che tante volte volevano, soprattutto quando sono arrivati i virologi, si è iniziato a parlare dei vaccini, cioè tu potevi parlare solo se eri un virologo, solo se eri un medico. Anche le cose più banali non le potevi dire, perché no, perché lei non ha la competenza. Cioè, come se fossimo tutti dei decerebrati. Io faccio il magistrato, ho fatto anche tante cause per colpa medica. Quando faccio il magistrato, valuto le perizie. Ma non è che mi fido ciecamente del mio perito. Può esserci che c'è un consulente di parte che mi dice cose più convincenti, può essere che non c'è, il perito non mi convince, chiedo dei chiarimenti e poi faccio le mie valutazioni e poi decido. Cioè, sono un essere pensante. Non è che quando non faccio il magistrato non penso più o non ho più un cervello. Ce l'ho io, ce l'avete voi, ce l'abbiamo tutti. Quindi io non capisco perché si è voluta togliere alle persone la capacità di pensare, la capacità di usare la logica, la capacità di essere critici di fronte a tutto quello che succedeva. Stavo parlando delle campagne mediatiche, ma è un fatto noto, perché poi io sono una un po' tignosa, nel senso che mi informo, voglio sempre sapere come vanno le cose, non mi convince una cosa, poi non mi ricordo perché non ho tanta memoria, quindi devo andare sempre a rivederle. E qui le informazioni sono continue, 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 soprattutto anche le pubblicazioni che ci informano su come funzionano i vaccini, sulle cure, eccetera. Ecco, dicevo, mi sono informata e ho visto, grazie anche a dei servizi, questo mi ricordo, mi sembra da Radio Radio l'avevo appreso, che era fatta una campagna di sovvenzioni a tutti i giornali, anche locali, alle televisioni, e c'era proprio un tariffario, cioè tu davi la propaganda e le notizie statali che dovevano essere diffuse e la televisione o il giornale riceveva un contributo, e questo è tutto documentato. Ecco perché le persone si sono rivolte ad altri tipi di informazione. E ecco, anche lì c'è un passaggio che non mi ha convinto, cioè, ma perché? Se tu ti informi sui social sei un idiota, se ti informi su un canale libero sei un idiota, se invece ti informi sul Corriere della Sera sei intelligente. No, non è una cosa che va. Cioè le persone devono poter ragionare con la loro testa, devono poter avere maggiori informazioni.
Perché se uno va, fa un racconto per dire un danneggiato, una persona che ha vissuto una vicenda, se lo fa in televisione è credibile, se lo fa su un social non è credibile, non funziona. Una persona fa il suo racconto, poi dopo valuterai, ti informerai e cercherai di capire se la storia che dice è vera oppure non è vera. Ecco, e c'è stata a un certo punto, quindi tutto il problema delle cure, ora cerco di riassumere in macro gruppi tutto quello che avevo scritto e dettagliato in un italiano fluente, ma non posso leggere, sono troppo in ritardo e c'è troppo poco tempo. E quindi quello che io volevo dire è che a un certo punto è arrivato questo vaccino salvifico, basta. Si è smesso di curare, solo il vaccino poteva essere la salvezza e soprattutto chi si azzardava a avanzare un qualsiasi dubbio su quello che, sull'efficacia, sulla sicurezza, sull'applicabilità caso per caso, niente, era un Novax. È cominciata questa storia dei Novax. Novax che secondo me sono diventati un po' il capro espiatorio di tutto quello che era il malcontento delle persone, perché poi, ecco, man mano le cose mi tornano in mente, da una parte storia vaccinale, dall'altra tutta questa paura della morte, tutto questo catastrofismo, tutto questo, se non fai questo muori. Quindi le persone erano terrorizzate, non potevano più uscire, non potevano più muoversi. Tutto perché c'era questa conta costante e continua dei contagiati. Ora, questi contagiati, molti asintomatici, quindi anche lì si è voluto sovvertire il concetto di sano e di malato. Tu non è che dovevi magari dire sono malato perché non mi sento bene, no, tu dovevi dimostrare costantemente che non eri malato, ma una malattia immaginaria, cioè una malattia che ti attestava la farmacia con questi test del PCR che, su cui sono state anche fatte molte critiche, perché lo stesso inventore, se non ricordo male, aveva previsto 25 cicli di amplificazione, dopodiché è stato detto no, se i cicli sono di più diventa non così sensibile al Covid, c'è tutto il problema dell'isolamento del vaccino, è stato isolato, non è stato isolato, è una sequenza, c'è chi dice che non è mai stato isolato. È anche vero che molte università hanno chiesto di vedere questo benedetto, vaccino, volevo dire virus. C'è anche chi ha chiesto di vederlo questo virus, e però università non sono state mai messe in condizioni di vederlo, quindi non si sa, rimane un mistero. La Spallanzani ha detto noi l'abbiamo isolato, però quando studiosi hanno chiesto di poterlo analizzare, di poterlo vedere, non è stato possibile. Così come non è stato possibile accedere poi alle sostanze che componevano questi benedetti vaccini. Anche lì, segreto industriale. Ora, tu vaccini il mondo, segreto industriale. Le università ti chiedono di vederli, di analizzarli, di capire, segreto industriale. I contratti non li potevano vedere neanche i parlamentari. Quanti ne erano stati comprati non si poteva sapere. Continuano a esserci cifre su cifre, perché poi non stiamo parlando di una cosa che è finita, stiamo parlando di una cosa che vuole continuare, nonostante tutto deve andare avanti, deve continuare, e quindi è questo che lascia le persone perplesse, non si vuole vedere quello che sono, quello che producono. Due cose, per esempio, quando c'era tutta la storia dei tamponi, bisognava fare il Green Pass, eccetera, quanto si è battagliato per arrivare a capire quello che semplicemente le informazioni delle case produttrici dicevano. Cioè questa sostanza non è che ti impedisce di contagiarti e di contagiare, ti immunizza, dicevano, dalla malattia, dalla Covid-19. Quindi tutto il discorso che chi non si vaccinava, era un portatore, era un untore, tutte le ingiurie, tutto quello che è stato fatto andava contro un dato che era scritto nei documenti ufficiali e che poi pian piano è stato portato agli occhi di tutti, perché adesso lo sappiamo tutti, lo vediamo tutti, nessuno può più dire che una persona che non è vaccinata non contagia e non si contagia, ma questo era già scritto dall'inizio.
E così il fatto delle sicurezza, della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini. Come dicevamo prima, chi si azzardava a dire non è efficace, non è sicuro, o forse c'è qualcosa che non va, forse voleva fare una domanda, magari era un professore universitario, magari era un primario di un ospedale. No, fatto fuori dal sistema. Addirittura c'era una, ci sono state delle circolari, dei decreti, ora non ricordo, ma dei medici, in cui era scritto nero su bianco che chi si azzardava a dire qualcosa che dissentiva dalla voce ufficiale veniva sanzionato disciplinarmente perché era un pericolo pubblico. Questo era scritto anche quando sono usciti i vaccini pediatrici. Addirittura io mi ricordo, ho sentito una trasmissione col professor Bellavite che spiegava questa norma e lui diceva sembra una norma fatta da una casa farmaceutica, perché effettivamente anche lì, cioè, non si poteva sollevare nessun dubbio e quindi hanno iniziato a essere cacciati dalle università. I professori, cacciati i medici, poi c'è stata tutta la questione dell'obbligo vaccinale. Giustamente uno dice, ma aspetta, prima di farmi una cosa del genere, magari vado a fondo, cerco di capire come funziona, se non mi convince ho qualche dubbio, in fin dei conti è la mia salute. E lì è partito tutto il mantra della fede nella scienza. Io credo nella scienza e non si sa, abbiamo finito, sì. Sì, no, sai cos'è? Scusate. Ma c'è il dottor Citro che poi deve andare via. Allora, gli lascio la parola. Lascia la parola, poi lascia. Sì, certo. Spostati, mettiti di là a sinistra. No, venga. Non vado a casa se non faccio una domanda al primo magistrato che ho vicino, voi siete con me in questo momento. Siete in Piazza Castello, siete a Genova, siete dove cacchio, a Roma, ma abbiamo un magistrato. No. Ho bisogno di fare una domanda. Abbiamo visto che c'è il grafene, va bene. Abbiamo visto che c'è un RNA messaggero che viene inoculato da 2 anni per la prima volta nella storia dell'umanità nel genere umano. È vero, l'RNA messaggero si studia da 20 anni, ma per la prima volta viene inoculato nel corpo umano. E noi medici, i medici ospedalieri, sono stati obbligati, e vengo alla domanda, non mi faccio sfuggire la magistrata, sono stati inoculati dopo solo 60 giorni di sperimentazione di un siero genico sperimentale che vieto a chiunque di voi di chiamare anche per errore vaccino. Vieto. Perché in buona fede tutti indottrinati, ipnotizzati, eccetera, continuiamo a chiamarli vaccini. E il vicino rischia di avere ragione. Perché non di vaccini? Sei un medico. Vergognati il collega, no? Ma se io dico, ma guarda che non è un vaccino, è un siero genico sperimentale di cui sono ignoti i potenziali danni a medio e a lungo termine. Sta zitta, abbiamo vinto. La domanda che faccio a nome di tutti voi, perché un siero genico sperimentale che ha potenziali danni, adulti, bambini, anziani, persone che hanno delle patologie, c'è un reato che è il 629, in cui milioni di italiani sono stati privati del lavoro, se firmi un consenso a senso liberatorio, lavori, ma se non firmi questo, tu non lavori. E allora, come cittadino, un poliziotto può essere sospeso, può andare in pensione, resta un poliziotto nell'anima. Lei è un magistrato nell'anima, io sono un medico, da quando avevo 8 anni sognavo di fare il medico perché mi aiutava, essendo medico, di aiutare gli altri. E allora, un reato, tentata estorsione, se domani non ti vai a vaccinare, tu resti senza lavoro entro 5 giorni. Ordini professionali, datori di lavoro, i fabbri, tentata estorsione, sospensione. Nessuno oggi vuole firmare quelle sospensioni, hanno capito, sospensione, reato di estorsione. Sospendere 2 o 3 giorni è già sbagliato, ma io ho 26 giorni per lavorare e mangiare. Ma se io medico, noi medici, noi insegnanti,
Siamo senza lavorare da luglio 2021, 9 mesi, e violazione dell'articolo 1, 2, 3, è una condanna a morte. I magistrati dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Sono qui con noi. E do la parola al dottor Citro. Vado. Le studia tutte. Intanto io inizio con i ringraziamenti sempre agli organizzatori e a tutti voi dentro e fuori, che siete meravigliosi, perché siete un farmaco per noi, sappiatelo, e vi ringrazio. Così come, ringrazio chi mi ha preceduto, Christian e Maria Carmen, per il lavoro mirato. In 30 anni che faccio ricerca, devo dirlo pubblicamente, non ho mai incontrato una ricercatrice così impeccabile come Maria Carmen, grazie. Poi voglio ringraziare, poi chiudo. Voglio ringraziare il magistrato che mi ha dato una gioia incredibile, perché ormai pensavo che foste ibernati, non vi si vedeva più. Ed è una speranza, no, speranza non si dice, è una cosa bellissima, bellissima. Perché io proporrei adesso poche cose che vi dico. Sono tratte. Microfono. Grazie mille. Grazie. Sono tratte da. Ci ho lavorato 16 mesi ed è online, mi pare che si dica, su internet da ieri, okay? Con la prefazione di Monsignor Pano. Allora, lì troverete le varie cose, però quello che volevo dire, i magistrati potrebbero fare delle domande semplici a nome del popolo, di noi, e cioè dire, chiedere al governo, alle autorità sanitarie, delle cose molto semplici, ad esempio, a cosa serve questo vaccino? Che è quello che ci chiediamo tutti. Perché quando si studiava a scuola ti dicevano fai il vaccino perché così non ti ammali, non trasferisci la malattia ad altri, non contagi. Allora, questo vaccino non ti impedisce la malattia e te la fa venire. E qui c'è uno studio, lo troverete, di Liu su Cell Discovery, quindi rivista importante, che ha proprio dimostrato come questo siero iniettato produce la malattia, la Covid-19. Quindi ottieni l'effetto opposto. Allora, non ti serve a non ammalarti, non ti serve a non contagiare, perché contagi anche più di prima. Poi sui bambini, e qui ormai lo sappiamo, i bambini non si ammalano mai nella forma grave, questo l'hanno acclarato. Allora perché li vaccini? E loro cosa ti dicono? Perché così impedisci che loro trasferiscano la malattia ai poveri nonni, che sembrano dei deficienti, che stanno sempre lì a farsi ammalare. Ma non è vero, se abbiamo appena detto che non ti impedisce il contagio, ma perché le cose più ovvie non le diciamo e le mettiamo in faccia? Oh, terza, non ti impedisce la trasmissione, quindi non potrà bloccare l'epidemia, anzi va avanti ancora di più grazie alle varianti che sono mutazioni di fuga da vaccino, quindi qualcuno mi spieghi a cosa serve. Punto 2, invece è tossico, è negativo da matti, perché loro hanno scelto, non a caso, di fare in modo di creare degli anticorpi contro la spike, la proteina più mutevole e più tossica di questo virus. Se avessero scelto proteina N, M, le 3CL, tutto quello che volete, c'è in letteratura, molti ricercatori si sono chiesti perché non lo fanno lì. Lì non avremmo avuto le mutazioni che ha creato questo, perché non essendo proteine mutevoli non ti creano le varianti. E non sarebbe stata tossica, non avrebbe creato tutti questa. Quindi è voluto. Loro cosa ti dicono? Allora, la versione loro è questa. Loro dico questi camerieri del sistema che devono obbedire ai loro padroni, poi non stiamo a vedere i nomi, li troverete in Apocalisse. Allora, ti dicono che non è possibile che la spike provochi dei danni perché rimane nella zona di iniezione. Non è vero. Non è vero. Allora, vi faccio due passaggi semplici. Uno studio che è stato pubblicato l'anno scorso a San Diego, l'Università di San Diego in California.
Loro hanno preso, hanno fatto uno pseudovirus, cioè una particella a cui ci attacchi queste famose spike, e l'hanno dato agli animali di laboratorio. E questi hanno avuto le endoteliti, le polmoniti, tutto quello che... Quindi basta la spike per creare, puoi togliere il virus. Le stesse spike di questo studio poi sulle cellule endoteliali, l'endotelio è la parte interna delle arterie dei vasi, sulle cellule endoteliali le infiammava e le uccideva con distruzione dei mitocondri, quindi asfissia. Ok? Bene. Ripetuto questo esperimento alla Old University di Norfolk, Old Dominion University di Norfolk in Virginia, dove hanno fatto più o meno la stessa cosa, ma per inalazione, attenzione, sui topi, e solo la subunità S1, quindi il pezzo della spike che è quella che si attacca ai nostri recettori. Basta quello. Quindi è stato dimostrato che se tu fai produrre nel corpo la spike, tu crei un avvelenamento, perché questa è neurotossica, cardiotossica e provoca queste endoteliti, quindi tromboembolie e quant'altro. Allora, loro dicono però tanto non può succedere perché sta lì. E invece due studi che sono stati pubblicati a febbraio, comunque all'inizio dell'anno, riportano che queste spike vanno in giro, in tutto il corpo, e viaggiano prevalentemente negli esosomi, che sono queste piccole vescicolette che vanno. Ecco. Allora, uno di questi due studi è firmato dal gruppo di, in America, di questa Stephanie Seneff. Stephanie Seneff è una delle più grandi ricercatrici e scienziate al mondo, 4 lauree, ed è ricercatrice senior al MIT, quindi non è proprio. MIT, 30 anni che è lì. Lei, alla fine di tutto questo studio dove ti dimostra come fa a produrre tutti i danni sui vari organi che abbiamo detto e che lei elenca, alla fine dice, sulla base di questo, non si può pensare di selezionare questi vaccini come un bene dell'umanità, per l'umanità, nemmeno in tempo di pandemia. È difficile che un ricercatore arrivi a dire questo. Ma te lo dice lei. Qui nessuno ne ha parlato. Allora, stiamo assassinando la gente, quindi risposte, vogliamo sapere a cosa serve e poi vogliamo sapere perché stanno uccidendo, poi lì perché, vabbè, un altro discorso. Allora, altra domanda importante, hanno detto che bisogna non curare la gente, che qui io se fossi un magistrato direi spiegatemi, ma dite che è la peggiore epidemia della storia, poi tu ti ammali e ti dico non ti curo e guardo cosa ti succede. Ma cosa ti potrebbe succedere? Ma magari ti ammali, muori. Ma oh, ma siamo medici. Qui non c'è una levata di scudi di nessuno, l'ordine dei medici, i magistrati. Ma tu lo devi curare. E poi con cosa ti cura? Fra virgolette ti cura. Con la tachipirina, che è la cosa più controindicata. Allora, visto che c'è letteratura che dice che non devi curare con la tachipirina, chiediamo al governo che porti la letteratura scientifica che dice che la tachipirina fa bene nella Covid. La portino, non c'è. Quindi li incastriamo in continuo. Tante altre cose mi vengono in mente. Allora, questa Covid, l'hanno chiamata Covid-19, che è la malattia, va bene. È in realtà la seconda SARS, perché è una SARS molto più grave quando va nella forma severa. Perché non l'hanno chiamata SARS? Secondo me per un motivo, perché la cura per la SARS esiste. C'era già. Ti dicono, ma non è vero, non è stata approvata l'idrossiclorochina, poi c'è un capitolo su Apocalisse intitolato Delenda clorochina. Allora lì io ho preso, poi torno alla SARS, io ho preso tutti gli studi, ci ho messo mesi, che l'AIFA manda ai vari, ha mandato in questi 2 anni, ai vari medici della mutua, dicendo non devi usare l'idrossiclorochina perché te lo dicono questi studi. Allora, una parte sono anche viziati da errori metodologici, da stupidaggini fatte, vabbè, ma tutti sono viziati da conflitti di interesse e finanziamenti o dall'industria o dalle famose fondazioni del signor William Henry Gates III o da altre associazioni collegate a tutto questo giro. Non se ne salva una. Quelle poche pubblicazioni che ti dicono che la idrossiclorochina fa bene anche addirittura in certi casi, è vero, ospedalizzati, quindi non solo all'inizio della malattia, guarda caso, finanziamento nessuno, conflitti di interesse nessuno. Questo è importante, perché abbiamo un sistema imbecille che pretende di dire al popolo che va bene perché l'ha detto l'industria. E poi ti dice la scienza, ma non è la scienza.
è l'industria, sono due cose diverse. Ed è chiaro che l'industria dica, l'ho fatto io quindi va bene, ma non c'è un comitato supervisore, no, c'è l'EMA, l'EMA è finanziata all'84% dall'industria, che comitati sono? E poi c'è il segreto, come ricordava il magistrato. È una vergogna questo. Lo studio Pfizer, che diceva, vi ricordate, dicembre del 2020, il vaccino Pfizer ha il 95% di efficacia e nessun effetto tossico collaterale. Lo leggete tutto, arrivate al fondo, c'è scritto finanziato da Pfizer e BioNTech. Valore scientifico zero. Non hanno valore queste cose. Quindi, torniamo alla SARS. Ma perché non abbiamo usato la cura della SARS? Vedete, se uno va a vedere la letteratura dal 2003 in poi della SARS, trova che in forma minore, meno intensa, c'era tutto, comprese le tromboembolie. È vero che ringraziamo i colleghi di Bergamo coraggiosi perché vietate l'autopsia, eccetera, ma non c'era bisogno, perché il CTS, dove ha studiato? A Paperopoli, e non sa queste cose, che la tromboembolia è tipica dei SARS-CoV. Cavolo, è ovvio. C'erano già, bastava dare nei protocolli famosi l'eparina subito, invece nei protocolli ancora adesso c'è scritto se sei a letto per un po' devi fare prevenzione eparina, sì certo per quel motivo là ma non per l'altro. Quindi la SARS, e poi a questo punto mi viene in mente un'altra cosa, questi PCR, questi tamponi, vengono tutti da quel famoso studio, il documento Corman-Drosten, Victor Corman, tutti quegli altri erano tutti tedeschi o olandesi, una decina, quindicina, e poi il nostro Christian Drosten, più grande virologo tedesco di Berlino. Ok, allora questi pubblicano, attenzione, mandano il lavoro sulla PCR il 21 di gennaio alla rivista, il 22 viene approvato, il 23 viene pubblicato. Quale revisione ha avuto? Zero. Questa è la scientificità, loro ti dicono, ma la scienza. Boh, allora andiamo a leggere. Tutto questo succede dopo la terza settimana dell'anno. Shenzhen Li, intorno al 2 di gennaio, dà il codice, la sequenza a tutto il mondo. Cosa va a scrivere Drosten? Scrive che prima della fine dell'anno, quindi ancora a dicembre, prima che l'altra desse questo, loro hanno tirato fuori una sequenza, però non avendo l'originale. Cosa dice nel suo candore? L'abbiamo modellata su quello della SARS-1. Abbiamo pensato che fosse uguale a quell'altro. Abbiamo messo delle modifiche, che abbiamo, dei consigli che abbiamo ricevuto dai social. Dai social. Cioè questa è la scientificità. Lo studio che ha imposto a tutto il mondo sta benedetta PCR che non vale un piffero e che ha mandato in rovina l'economia dei singoli e delle nazioni era fondata su una presunzione di similitudine con quell'altro virus e su quello che hanno scritto certi social. Questa è la scienza. E poi i cicli di filtrazione, perché lo stesso Mullis, quello che aveva inventato, aveva detto se ottieni una positività sopra i 40, ma anche volendo i 35 cicli, stai sbagliando qualcosa. Dove te l'ha tarato Christian Drosten? A 45, così tutti sono positivi, anche quello che non ha neanche sentito mai nominare il virus. Ma allora io dico, ma se questo sistema marcio ha accettato passivamente che si facessero i tamponi sull'idea che questa fosse la seconda SARS e quindi fosse uguale a quell'altro virus, ma perché non l'hanno curato come si curava già la SARS? Avevamo già la cura, era in letteratura e si sapeva. Ecco, queste sono le domande secondo me che bisogna fare. Poi un'ultima cosa che mi viene in mente, diceva giustamente Rosario sul vaccino, certo ci sono mille motivi per dire che non è un vaccino, ok, certo, che chiamiamo siero, ma quando parli con l'interlocutore gli dici va bene, tu lo chiami vaccino, però se uno va a leggere, perché adesso poi l'hanno modificata la definizione ovviamente, se vai a leggere la definizione di quando si studiava noi negli anni 70 di vaccino e i colleghi qui che hanno studiato in quell'epoca sul famoso Giorgio Cavallo, che era anche nostro rettore all'università, sul testo di microbiologia, sono andato a rivedere, c'è scritto patogeno, batterio, virus, eccetera, che possono immunizzare, ai quali è tolta la possibilità di nuocere. Ora, hanno tolto alla spike la possibilità di nuocere? Per niente.
quindi non è un vaccino. Ma loro ti possono dire, sì, però è una proteina, è una parte del virus. Bene, allora andiamo a vedere cosa scrive la ditta che produce il vaccino per il tetano. Dice, questo vaccino è semplicemente una tossina inattivata. L'hanno inattivata? No, la spike non è inattivata, quindi non ha le caratteristiche del vaccino. Allora, ultima cosa, loro ti dicono, sì, però abbiamo cambiato la definizione. E cosa vuol dire? Tu non cambi mica la biologia perché cambi i nomi. Con questo... Vabbè, da matti. Scusate, non voglio dilungarmi. Basta, grazie. Grazie mille. Allora, è importante puntualizzare, perché è tutto un discorso di comunicazione e di persuasione occulta. Avendo chiamato vaccino una cosa che doveva essere innocua in un periodo in cui morivano 1000 persone al giorno, tutti indottrinati correvano a vaccinarsi. Ma era un siero genico e le bugie hanno le gambe corte. Sono riusciti a coinvolgere l'OMS e l'OMS ha detto è un vaccino, potete chiamarlo vaccino. Ma chi sono i finanziatori dell'OMS? E allora, i magistrati, oggi è uno, prima o poi diventeranno 10, i tribunali, avete visto la sentenza di Padova? La sentenza di Padova dice che i sieri inoculati, ho nausea a chiamarlo vaccino, non riesco, ho l'allergia. I sieri contagiano zero, sentenza di Padova, in un mese ci sono state delle sentenze stupende. E poi c'è la sentenza, il TAR della Lombardia, il Green Pass 3 mesi, 4 mesi, no, le norme europee dicono 12 mesi, fate rientrare i sanitari subito al lavoro, stiamo parlando del TAR della Lombardia. E poi la Procura di Cagliari, tutto nel giro di un mese, il mese di maggio, la Procura di maggio non è costituzionale. E poi Brescia, la sentenza, i giudici di Brescia, tutte nel giro di un mese, hanno detto che le persone hanno diritto all'assegno alimentare. Hanno diritto all'assegno alimentare. 6 milioni di italiani senza lavoro, e si mandano i soldi e armi in Ucraina. Un vero papà. Finisco. Un vero papà, e io ho avuto l'onore di fare la mia infanzia in mezzo a muratori, idraulici, elettricisti, perché papà vendeva, e buon'anima di mamma, mattoni, cemento, no? E vedevo l'uomo umile, il capofamiglia, e ho imparato molto in quel periodo. Il papà prima si preoccupa di dare da mangiare i propri figli e poi cerca di aiutare gli altri. Un vero papà. Non abbiamo un papà in Italia. Il dottor Rosario Sorbo è una persona straordinaria, ma io ho l'ingrato compito di fare il guardiano del tempo e abbiamo ancora una domanda da fare al magistrato, dopo che abbiamo... Veramente ringrazio tantissimo il dottor Citro di essere stato con noi, grazie. Grazie a voi. No, solo... Grazie. Una battuta velocissima a proposito dell'OMS. Vi ricordate quando si sono separati i coniugi Gates? Ci si chiedeva, il giudice a chi dei due affiderà adesso l'OMS? La prima battuta, la seconda invece non è una battuta, io l'ho dichiarato e lo faccio, quest'anno faccio la disobbedienza civile, farò la dichiarazione dei redditi e poi dichiarerò, non pago le tasse perché non voglio che vadano ad alimentare quella guerra, se il prossimo anno non c'è la pagherò, fate voi, grazie. Sapevo che avrebbero fatto un intervento molto caldo, non così caldo però. C'è ancora una cosa che vorrei chiedere al nostro magistrato, spero di non metterla in difficoltà. E poi c'è una parola che dovrei dare ancora alla dottoressa De Mari. E l'avvocato Stefania vorrebbe ancora fare una domanda, forse, giusto? Però una roba veloce, prima faccio la domanda solo al magistrato, ma la rivolgo a chiunque possa dare una risposta ovviamente. Poniamo il caso
che abbiamo compreso la gravità dei dati mostrati all'inizio, cioè che ci sono dei farmaci sicuramente molto più pericolosi di altri, ma che sono in circolazione con la stessa libertà di quelli che non danno neanche una linea di febbre. Nell'ipotesi che un'università o un ricercatore volesse guardare perché c'è questa differenza, qual è il modo accettabile legalmente per fare un'analisi? Come si può farlo? In altri paesi hanno dimostrato che ci sono delle componenti, come abbiamo visto, non previste, quindi non racchiuse nei contratti che sono stati stipulati tra le nazioni e il produttore. Se noi adesso volessimo fare un controllo, quindi, su questi farmaci, esiste un modo che permetta di condurre queste analisi senza rischiare di infrangere il segreto industriale? Io pongo la domanda, ma non so realmente la risposta. Poi, velocemente, non era prevista il tuo intervento, prima risponde e poi ti dà il microfono direttamente. Io penso che, allora, nel diritto penale c'è un principio, e questo principio è che se anche una persona commettesse un reato, mettiamo, ma se lo facesse convinto della necessità di salvare qualcuno di un pericolo, di un danno grave alla persona, sarebbe scriminato. Io lo applicherei, l'ho applicato varie volte, esiste, addirittura anche se è convinto di fare questo e oggettivamente la situazione non c'è, a meno che non ci sia colpa. Però voglio dire, con tutto quello che si è visto, ma non solo qui, tantissime cose, io vorrei fare un appello ai miei colleghi, perché è vero, noi dobbiamo applicare le leggi, ma la prima legge è la Costituzione, e poi il primo servizio che dobbiamo fare è di servire la Repubblica. Noi abbiamo fatto un giuramento, servire la Repubblica, il suo capo e le leggi. Ecco, le leggi, la prima legge è la Costituzione. Quindi io non so come tante persone non riescano a rendersi conto o a vedere tutto quello che è successo, tutte le violazioni di diritti costituzionali che ci sono state. Io ad ottobre ho chiesto di scioperare, ho scritto al mio capo, a tutti i miei capi, e ho detto, io la penso così, secondo me ci sono tutte queste violazioni, io non mi capacito, voglio scioperare insieme ai medici, insieme agli insegnanti, perché sono cose intollerabili, anche perché c'erano situazioni chiare, bastava leggere, anche quando hanno voluto vaccinare i bambini, c'era scritto, non hanno fatto nessuno studio sui bambini, c'era scritto sui documenti, così come c'era scritto che di fronte a questo tipo di sperimentazione, lo prevedeva il regolamento europeo, bisognava dare un'informazione chiara, dire che era sperimentale, dire quali erano le controindicazioni, e in realtà tutto questo non è stato fatto, quindi ci sono tante violazioni. Io vorrei che i miei colleghi, mi rivolgo a loro perché io sono un magistrato, comunque non posso agire perché ai minorenni questi casi non capitano più di tanto, ma perché fossero liberi di pensiero. Noi non siamo una longa manus dell'esecutivo, siamo un potere dello Stato, non mi piace la parola potere, penso che noi svolgiamo un servizio, dobbiamo, c'è un brocardo latino che dice audiatur et altera pars, vuol dire si ascolti anche l'altra parte. Allora perché non dobbiamo ascoltare tutte queste persone che parlano, ma perché non si vuole capire, vedere che medici, professori, insegnanti, Putzer, mi sembrava di averlo visto, non so se è stata una visione, ecco, per me è un uomo straordinario, io mi inchino veramente a te, perché voglio dire che lui... C'è chi è stato capace di dare un DASPO per un anno a quest'uomo che si è messo col suo banchetto ad aspettare delle risposte. E a me sembra una cosa che... Vi ricordate la favola dei vestiti nuovi dell'imperatore? Ecco, tutti dicevano bellissimi, bellissimi, che bellissimi vestiti. È un bambino che ha dovuto andare a dire, ma è nudo. Ecco. Sono cose elementari, quindi io vorrei che tutti le guardassero, le vedessero, le persone che sono intelligenti, usate la vostra intelligenza, qui siamo di fronte a una, non lo so, vogliono distruggere l'uomo,
Allora questo è un momento di scelte, lui la sua scelta l'ha fatto, tra l'altro lui era un vaccinato, è un esempio, per me sei un mito, un esempio di umanità incredibile. Voglio anche dire che loro, i portuali, domenica 7 e 8 hanno fatto una colletta e hanno raccolto 1000 euro per aiutare i sanitari sospesi. Voglio dire, questa è una persona straordinaria. Non ci interessa la cultura è una cultura dell'umanità. Io penso che in questo momento storico noi dobbiamo scegliere se vogliamo essere persone libere di pensiero o persone serve e obbedienti. Dobbiamo scegliere se vogliamo essere servitori della nostra coscienza o servitori di interessi, oppure se vogliamo portare avanti i valori e i principi della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, l'interesse, ma un interesse che è un interesse che viene dal cuore, tutelare la bellezza, tutelare il nostro Stato, tutelare l'artigianato, tutelare, mi viene in mente l'artigianato per tutte le aziende che stanno chiudendo. Cioè dobbiamo fare una scelta di cuore, abbiamo un cuore, siamo umani. Ha scritto un libro Cingolani, il ministro della transazione ecologica, umani o umanoidi, chiediamoci, vogliamo essere umani o umanoidi? E allora ci dobbiamo svegliare, dobbiamo avere coraggio, e lo dico anche a tutti i miei colleghi, arrivano migliaia di denunce, leggetele queste denunce, abbiate il coraggio di fare delle scelte, tanti le fanno perché ci sono tanti magistrati onesti. Però è anche il momento di parlare, noi abbiamo la possibilità di manifestare il nostro pensiero, tutti hanno paura che il magistrato, addirittura uno si è astenuto perché aveva detto che secondo lui i vaccini, ma io li chiamo vaccini perché la gente li chiama vaccini, lo so che non sono vaccini, però si chiamano così, e quindi per farmi capire meglio. Io appello, mi faccio questo grande appello a tutti i miei colleghi, che sanno, io sono 30 anni che lavoro, sono sempre stata onesta, sono sempre stata indipendente, ad essere indipendenti, a pensare, a guardare, ad ascoltare tutta questa gente. Ci sono dei morti, conosco storie di persone morte che non vengono ascoltate, madri che hanno i figli morti, addirittura uno è morto in pizzeria, 29 anni, sono andati a fargli l'esame di avvelenamento, e quando lei è andata a dire, umilmente, ha scritto una mail a chi doveva fare questa autopsia, non hanno neanche aperto un caso alla procura, semplicemente lei ha chiesto di accertare la causa di morte. Sapete cos'è le stato risposto? No, ma tanto il vaccino non c'entra, perché sono passati 14 giorni, perché adesso siamo tutti in mano agli algoritmi, vogliono anche sostituire con l'intelligenza artificiale il medico, diciamo intelligenza artificiale, la telemedicina, si è anche pensato di sostituire i magistrati, di andare tutti in base a degli algoritmi, ma noi siamo delle persone, cioè l'eccessiva specializzazione non porta a niente, l'intelligenza artificiale non porta a niente, noi dobbiamo metterci il nostro cuore e valutare l'umanità, la persona è un qualcosa di completo, non è così un insieme di conoscenze tutte spezzettate. Cioè, io non sono un giurista, io sono innanzitutto un uomo e rivendico questo mio voler essere uomo. Invito anche i miei colleghi ad essere uomini, persone coraggiose, e aprire gli occhi di fronte a tutto quello che sta succedendo, a tutelare i cittadini, a tutelare la nostra nazione e a tutelare la bellezza e l'umanità. Grazie, che sei un grande. Questo non ho risposto forse. Lei. Dopo qualche ora in macchina ci ribecchiamo qua un'altra volta. Sono Stefania, sono una persona, faccio l'avvocato. E davanti a un magistrato, è la prima volta che ho un magistrato di fianco e non dall'altra parte della scrivania. Noi di solito ci rapportiamo e siamo divisi da una scrivania. In tutta questa vicenda ci sono delle figure indispensabili che però sono silenti. Una è la vostra categoria, una è la mia. Gli avvocati, siamo in tanti che li combattiamo, tanti, ma siamo veramente la minoranza. E anche voi che avete aperto gli occhi siete pochi. Io credo che si è arrivato il momento che sono un po' emozionata, sa, forse è il caso che dobbiamo di toglierla questa scrivania, perché io con la collega Laura, io vengo da Verona oggi,
perché Laura, che è una vostra concittadina, era in ospedale e mi aveva chiesto di essere qua anche a nome di Confederazione Legale. Noi siamo soci fondatori di Confederazione Legale presieduta da Renate Holzhausen. Oggi lei non poteva esserci e ha detto: vai tu Stefi al posto di Laura che non può. E quindi io ho chiamato lui e gli ho detto: ascolta, non è che vieni da Trieste, mi passi a prendere e insieme andiamo a Savigliano. Lui mi ha detto: cavolo, sì che andiamo. E quindi lui è partito apposta per venire a prendere me e portarmi qua. Io da avvocato vi dico quanto è difficile parlare con voi, con voi come categoria, chiaro. È difficile perché? Perché io mi ritrovo ancora a dover spiegare a dei magistrati la differenza tra SARS-CoV-2 e Covid-19 e non la sanno. E non la sanno, ragazzi. Prendono appunti e non la sanno. Mi ritrovo a doverla spiegare a delle persone, magistrati, che poi dopo dovranno dire se un bambino di 9, 8, 10 anni, dopo averlo sentito 5 minuti e non sapere nulla di questo bambino, e magari il bambino dice: io voglio farmi la vaccinazione perché mi serve il Green Pass. Questo a 14 giorni dalla fine, chiamiamolo così, dell'obbligatorietà del Green Pass per fare la qualsiasi, e questo ascolta il bambino, non sa la differenza tra SARS-CoV-2 e Covid-19, non sa una beata fava di questo siero sperimentale, ascolta il bambino e dice: ma il bambino vuole giocare a calcio, quindi vacciniamolo. C'è un'insensibilità, un'ignoranza di base, perché siamo tutti saccenti sulla qualsiasi, passiamo da essere virologi a esperti di calcio, sappiamo tutto ma nessuno legge nulla, soprattutto. E i grandi assenti, oltre ai medici, la maggior parte dei medici, i grandi assenti in questa vicenda sono gli avvocati, che comunque hanno giurato sulla Costituzione, perché noi giuriamo sulla Costituzione, e i grandi assenti siete voi anche, lei no, chiaro, noi no, Laura no, altri colleghi, tanti che si battono tutti i giorni, che vengono derisi tutti i giorni. Io ho avuto un collega che davanti a un giudice mi ha detto: io non parlo con gli avvocati Novax, io ho preteso che questo venisse verbalizzato a verbale. Il giudice ovviamente non l'ha fatto. E ti senti discriminato mentre fai il tuo lavoro, solamente perché difendi qualcuno. E ti senti tacciato per quello che non sei, cioè un appestato. Ok? Quindi, anche a nome di Renate, penso che vi conosciate, certo, sarebbe bello togliere quella scrivania e cominciare a camminare assieme. Perché dobbiamo fare fronte comune, perché la cosa non finisce qua, purtroppo. E io, dopo che ho visto queste cose, sono ancora più terrorizzata per quello che sarà il futuro. Eccolo qua. Tanto vi ringrazio veramente tutti. Soprattutto per il coraggio che voi avete messo oggi, perché io sono venuto qui con Andrea, che chiamo qui, vieni qui, Andrea era uno dei miei fratelli presenti a Roma, presenti in ottobre fuori dal porto. Ma senza dire le cose che diciamo sempre, che comunque è giusto aver coraggio, andare avanti per i nostri diritti, io sono abituato, quando partecipo a qualcosa, ad ascoltare e poi capire cosa mi ha insegnato quello che ho visto. Oggi, secondo me, le persone presenti, quelle che sono fuori, scusate, quelli che stanno seguendo la diretta, abbiamo una grande responsabilità, perché abbiamo visto e abbiamo sentito con le nostre orecchie cosa sta facendo questo siero, e quindi è come se oggi noi
avessimo acquisito una piccola parte di medicina e fossimo dei piccoli dottori che possono andare a salvare la vita alle persone che fuori non hanno avuto questa consapevolezza. Quindi se anche potremmo fare un piccolo passo verso queste persone ed avvertirle di cosa potrebbe succedergli, noi abbiamo il dovere sacrosanto di farlo. Prima si faceva la metafora del papà e dello Stato, no? Bene, grazie a un sogno che ha tirato fuori Andrea, noi non saremo un papà, forse saremo un amico, un ex compagno che andava all'oratorio, all'oratorio assieme, ma vorrei che Andrea dica quello che grazie a lui, a Franco e ai donatori stiamo portando avanti. Grazie ancora. Buonasera a tutti, sono Andrea Donaggio, collega da 25 anni con lui, abbiamo lavorato 25 anni assieme e abbiamo preso una decisione di fondare un'associazione di supporto a tutti i lavoratori sospesi e ad oggi, in 50 giorni dall'apertura, dopo non vi dico cosa abbiamo fatto per aprire perché l'Agenzia delle Entrate non voleva farci aprire l'associazione perché siamo pericolosi, siamo riusciti a donare qualcosa come 50.000 euro ai sospesi. Grazie anche a questa faccia. Vi ringrazio tutti, veramente dobbiamo portare avanti questa idea, questo ideale. E come dico sempre, tutti ci chiediamo di tornare alla normalità. Io dalla normalità di prima non voglio tornare, dobbiamo ricominciare con delle basi nuove. Grazie a tutti. E ancora grazie a tutti voi e non dobbiamo aver paura di avere coraggio, perché lo dobbiamo ai nostri figli soprattutto. Ciao. Una delle prime donne coraggiose che ho ascoltato, che mi ha ispirata e che ringrazio profondamente, per me è un mito la dottoressa De Mari. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Silvana De Mari e sono un medico sospeso, quindi non posso lavorare. Ma come tutti i medici sospesi, in quanto non inoculati, posso essere sostituita da un medico ucraino non inoculato. Bene, la guerra è una cosa orribile, è una cosa atroce. E comunque vorrei manifestare tutta la mia assoluta disistima, completa, a tutti i medici ucraini che in questo momento stanno lavorando in Italia. Se qui cominciassero a bombardare, io resterei nel mio paese a suturare i feriti. Non si va via da una nazione in guerra. Resti nel tuo paese ad aiutare nel momento in cui il tuo paese ha più bisogno. C'è una sola eccezione a questa regola. Se questi medici o questi infermieri sono di sesso femminile con dei bambini, ma allora te ne stai a casa tua con i tuoi bambini, perché i tuoi bambini hanno visto la guerra, si sono dovuti spostare di una nazione, hanno bisogno di mamma vicino. Quindi a tutti i medici ucraini che in questo momento hanno le loro terghe in Italia, prendetevele e ritornate in Ucraina e soprattutto portatevi dietro anche qualche medico italiano. Per esempio il dottor Burioni, il dottor Bassetti. Io trovo assolutamente... Aspetta, vado un po' sopra.
Così vedo anche quelli in fondo. Io trovo assolutamente indecente che non siano ancora partiti. Quando avevo 34 anni sono andata in Etiopia, c'era una guerra, c'era l'Armata Rossa in Etiopia. La dottoressa Barbara Balanzoni nel 2012 è andata nel Kosovo, nel 2013 è andata in Afghanistan. Burioni e Bassetti che devono salvare l'umanità tutti i giorni, Crisanti, ci sono le zanzare, ci sono anche in Ucraina. Non siete ancora partiti. Siete stati lì in televisione con le vostre facce da beccamorto. A dirci che se non mettevamo le mascherine, non tenevamo la distanza, non ci facevamo inoculare, saremmo tutti morti. Beh, in Ucraina non portano la mascherina, se ne fottono. Il battaglione Azov era parecchio ammassato. Perché non andate a dirlo a loro? Quindi, quello che dicevate in televisione, lo dicevate semplicemente per distruggere le nostre libertà più elementari o perché aveva un senso? Se aveva un senso, è ignobile che non siate in Ucraina. Se non aveva un senso, è ignobile che lo abbiate detto a noi. E già che partite per l'Ucraina, Bassetti, Burioni, Crisanti, se ho dimenticato qualcuno mi scuso, ah, quello lì che stava con Mario Merola, come si chiama già quell'altro, sì, portatevi dietro anche il personale militare, portatevi dietro il generale Figliuolo, il generale, il generale Figliuolo ha più medaglie del generale MacArthur, che a sua volta aveva più medaglie del generale Zhurkov, che aveva preso Berlino. Quindi la domanda è: quali e quante galassie ha liberato il generale Figliuolo? In realtà è stato il generale Figliuolo, non Luke Skywalker, che ha tirato giù l'imperatore di Guerre Stellari. Ed è giusto che Figliuolo avrebbe dovuto andare dal battaglione Azov a spiegargli il mestiere, perché il generale Figliuolo è il più grande esperto mondiale in televendita e marketing, dato che l'effetto Bergamo è stato una eccezionale forma di televendita e marketing, con il quale è stato creato il terrore, un terrore che è passato e ha mobilizzato il mondo, ma soprattutto il ricatto. Non ricordi Bergamo? Vuoi che la gente muoia come Bergamo? E quindi, perché non va a spiegare il mestiere a quelli del battaglione Azov, che secondo me un po' di marketing gli serve, bisognerebbe spiegargli che non è il caso che metti i video su YouTube su quando hai torturato i soldati russi. Dice, ma gli americani hanno messo i video di Abu Ghraib, quelli erano iracheni, avevano già perso la guerra. Questi sono russi, prima o poi te li trovi davanti. Bene, signori. San Tommaso cominciava le sue lezioni mostrando una mela e diceva, questa è una mela. Tutti quelli che non sono d'accordo possono andarsene. Non sto qui a sprecare il mio tempo con gente che non ha il concetto della realtà. Infatti la mia piattaforma si chiama Brigata per la difesa dell'ovvio. L'ovvio è stato perso. 2+2 non fa più 4, ma fa 5, 3.5, 6. La mela rientra molto spesso nella nostra storia e rientra anche nella nostra letteratura. Ricordiamo la mela di Newton. Ricordiamo la mela della bellissima fiaba di Biancaneve. La mela è anche il simbolo dell'Apple, anche quella dell'Apple è una mela avvelenata, sì, anche quella. Queste cose ci piacciono moltissimo, noi produciamo dopamina tutte le volte che prendiamo in mano il nostro cellulare, ci permette di fare un mucchio di cose, ma il nostro cellulare sa sempre dove siamo. E attraverso il cellulare che è stato dato il codice quadrato che ormai ci caratterizza. Ed è anche la mela di Adamo ed Eva. Non è vero. 4 in catechismo. Non era una mela, era un frutto proibito. È diventata mela nel Medioevo per assonanza tra mela e male. Era un frutto proibito, noi non sappiamo quale sia. Alcuni dicono che fosse il fico a simbolizzare la lussuria, alcuni l'uva a simbolizzare l'ubriachezza, la droga, altri il grano a simbolizzare il denaro per cui distruggi tutto. In realtà rappresenta il desiderio dell'uomo di diventare simile a Dio, di stabilire quante persone devono vivere sul pianeta. Chi deve vivere, chi deve essere cancellato. E torniamo, le mele in genere sono rosse, sia quella di Biancaneve che quella di Adamo ed Eva, perché il rosso è il fuoco, la passione. Nessuno vuole, nessuno si vende l'anima per una mela Granny Smith. Comunque il concetto è lo stesso. Adesso torniamo alla verità. La verità esiste o non esiste? Di che colore è la mela? Verde. No,
è bianca. E la parte bianca è più grossa di quella verde. Quindi, se guardate la mela di qui, è verde. Se guardate la mela di qua, è bianca. Quindi, la verità può essere più di una. Non vale la pena di combattere per la verità, perché diverse verità possono coesistere. No, la verità è una sola. Per cui combatti fino alla morte per la verità, e Dio combatterà con te. Semplicemente, due affermazioni diverse non possono essere entrambe vere, ma possono essere entrambe false. Sia che la mela è verde, sia che la mela è bianca, sono affermazioni false. La mela è verde nella buccia, bianca all'interno, marrone scuro nel picciolo e nera nei semini. Adesso la frase è completa. Quindi la verità è una sola. E noi abbiamo permesso che la verità fosse annientata. Una volta che il cervello umano è stato abituato a negare la verità, perché qualcuno che in quel momento è l'esperto gli dice che le sue percezioni sono false, noi abbiamo allenato il nostro cervello a subire qualsiasi menzogna. Qui vi hanno spiegato che le verità più sacrosante sono state calpestate. Come accidenti ci siamo arrivati. Non è stato così semplice. Hanno impiegato anni, ma c'è stato un addestramento che è cominciato. Oggi è il 17 maggio, giorno in cui si festeggia l'inclusione. Vale a dire giorno in cui si festeggia la negazione della realtà. E cioè che un uomo è un uomo e una donna è una donna. Voi starete dicendo non ce ne frega niente, vogliamo sentire parlare di vaccini. No. Dobbiamo parlare di come è cominciata l'ipnosi di massa. C'è una malattia molto grave che si chiama dismorfofobia o disforia. È una malattia che porta alcune persone a detestare il proprio corpo. È una malattia che va curata con affetto, con delicatezza, accogliendo le persone. È stata politicizzata, è diventata una buffonata. Sui nostri libri è scritto il falso. È scritto che un bambino può diventare una bambina, una bambina può diventare un bambino. È falso. Persone che subiscono una catastrofe endocrinologica, interventi chirurgici spaventosi, dove vengono castrati, questi interventi durano fino a 6 o 10 ore, hanno 3 mesi di convalescenza per il trapianto di fegato e 12 giorni. Noi abbiamo permesso questo? Noi abbiamo permesso che 2 più 2 facesse 5. Noi abbiamo permesso che alcune persone dichiarate esperti ci spiegassero che persino quello che qualsiasi bambino, sia pur piccolissimo, sa, che gli uomini sono gli uomini e le donne sono donne, è falso. Una volta che abbiamo accettato questo, possiamo anche accettare che un tampone senza nessun senso regola la nostra vita. Possiamo anche accettare che qualcuno ti dicano che in una malattia terribile non devi dare medicine. Sono andata alla parrucchiere, non so, non si nota molto, comunque ce l'ho andata. La parrucchiere mi ha detto, il pediatra mi ha telefonato 3 volte perché vaccinassi mio figlio. Il pediatra ti telefona perché tu faccia una roba. Esattamente come un'altra donna mi ha detto, telefonavano gli psicologi a casa dicendo, signora, sua figlia deve diventare un maschio perché lei lo vuole. A scuola la spingevano, oh che bello, come sei coraggiosa. Adesso a 20 anni, ha 2 cicatrici al posto delle mammelle, disperata, ha la calvizie, la barba. Abbiamo accettato questo? Abbiamo accettato anche che vaccinino i nostri figli. E allora mi telefona il pediatra, signora non l'ho ancora vaccinato, mi ha telefonato anche dall'ASL, ma ho deciso di vaccinarlo. Ho prenotato il vaccino. Per fortuna la Madonna è intervenuta, il giorno del vaccino il bambino si ammala, ha il Covid. La madre disperata telefona al pediatra. Dottore, mio figlio ha il Covid, cosa devo fare? C'ha niente signora, guarisce da solo. Ma che caspita. Mi ha telefonato 3 volte perché doveva guarisce da solo. Dovevo assolutamente vaccinarlo. Allora, ricordiamo l'ultima mela, anzi la prima, quella di Biancaneve. La mela di Biancaneve è stato il piano B. Noi abbiamo questa regina bellissima. Infatti in un film la regina di Biancaneve l'ha fatto fare la Monica Bellucci, che è una strafiga imperiale. Prima o poi incontrerà la fata madrina con la bacchetta magica e magari imparerà a recitare. Fino a quel momento non c'è speranza. E deve sempre essere lei la più bella del reame. Questo è importante. Deve sempre essere la più bella del reame. Biancaneve non le ha ammazzato il gatto, non vuol fregarle il trono. È semplicemente più bella di lei. Perché devono distruggerci? Qual è la prima storia che ci raccontano, Caino e Abele? Qual è la più potente emozione umana, l'invidia?
Perché gli ebrei sono stati uccisi nei campi? Perché i tuzzi sono stati sterminati? Perché sono stati sterminati gli armeni? Erano i più belli del reame, quelli che avevano la maggiore potenza culturale. Quindi, la regina, pur di distruggere Biancaneve, fa il supremo sacrificio, la sua vita e la sua bellezza, il perdente radicale. Quelli che vogliono distruggerci perché siamo i più belli del reame, noi siamo l'Italia, siamo il centro del cristianesimo, siamo il centro della cultura. In qualsiasi paesotto tu giri, persino Savigliano, per carità, magnifico posto, cioè la prima volta ci venivo. Ci sono cose straordinarie. Se metti in Italia un compasso in qualsiasi punto e fai un cerchio di 10 km di diametro, c'è più roba che tutta la Svezia. E quindi questi sono addirittura disposti, come la regina di Biancaneve, a tagliare il ramo su cui sono seduti. Non c'è nessuna ragione. Il denaro, quando ci saranno distrutti, il denaro non ci sarà più, il denaro lo fabbricano. Come la regina di Biancaneve, l'unica motivazione è la distruzione di qualcosa di più bello. E c'è nella storia di Biancaneve un personaggio straordinario, è il cacciatore. Il cacciatore ha ricevuto l'ordine dalla sua regina di commettere un crimine, in un'epoca in cui i re sono forniti di abbondanti carnefici. Ma non si uccidono gli innocenti, le leggi devono essere rigide. Non uccidere, non rubare, le leggi morali devono essere rigide. Le regole di sicurezza di una centrale nucleare devono essere rigide. Se a Chernobyl avessero seguito il loro dannato libretto di istruzione, il mondo sarebbe migliore. Le regole di asepsi di una sala operatoria devono essere rigide. Le regole morali devono essere rigide e noi siamo responsabili di tutte le nostre azioni. Se noi commettiamo un'azione ignobile, ne siamo responsabili al 100%. Se qualcuno ce l'ha ordinata, quello lì sarà responsabile di avercela ordinata. Sono due crimini diversi. E il primo non estingue il secondo, in nulla. Un medico che esegue degli ordini è responsabile al 100%. Il cacciatore di Biancaneve non esegue l'ordine. Perché non si uccidono gli innocenti. Non fa una bella fine, diciamocela francamente questa verità. Ma in effetti è infinitamente più divertente morire per qualche cosa che vivere per nulla. Quindi noi, come il cacciatore di Biancaneve, non ci fermiamo mai. La gente come noi non molla mai. L'aiuti. Allora, chiedo l'attenzione delle TV private o di giornalisti e un piccolo comunicato stampa. Allora, caro Corriere della Sera, cara Repubblica, cara Stampa, cara Rai 1, Rai 2, cara Unità, Canale 5, oggi a Savigliano c'erano non vaccinati e sì vaccinati. Non permettetevi di scrivere che era un punto di ritrovo Novax che hanno offeso il centro vaccinale. Perché? Ci metto la faccia, sono un medico sospeso. Avete provato con un articolo 15 minuti dopo che era finita l'assemblea di approvazione del bilancio dell'Ordine dei Medici, il famoso 11 aprile. Dopo un quarto d'ora c'era un articolo. Erano intervenuti i poliziotti, c'erano stati tafferugli, erano medici Novax. Non infangate Savigliano e i suoi cittadini e il confronto tra vaccinati e non vaccinati. E al sindaco, che io rispetto, e all'ASL di Cuneo, che io rispetto, potevate venire perché sono i vostri cittadini. Va bene. E allora, anche come con rispetto civile, anche come cittadini, come nonni, come papà, in futuro ci saranno incontri del genere dalle parti di Mazzè, dalle parti di Fossano, a Torino. Quindi io invito i primi cittadini, le istituzioni, se non volete venire a livello ufficiale, venite come nonni, come mamme, perché la salute appartiene a tutti noi e ogni corpo umano è unico all'universo. I protocolli lavorano solo per scienza, ma noi abbiamo giurato secondo scienza e coscienza. Coscienza. E la coscienza, nessuna tecnologia
avrà la coscienza che ha l'essere umano. Niente tafferugli, la polizia è tranquilla, è andato tutto bene, scrivete correttamente. Il tempo che ci è stato concesso purtroppo è volto al termine e non so come siamo riusciti a fare tutti gli interventi. Grazie a voi. Ecco, inquadrate loro. Vorrei dire due parole. Per 2 anni hanno provato in tutti i modi a metterci uno contro l'altro, in ogni maniera. Per una volta abbiamo provato a mettere di nuovo della colla tra questi esseri umani che sanno di essere tutti d'accordo almeno su una cosa in comune. Tuteliamo la vita, non permettiamo che venga ostacolata in qualsiasi maniera. Ringrazio anche Luciana perché quando si è esposta lei era forse il momento più difficile per farlo, per raccogliere le reazioni avverse. Ringrazio tutti i medici che ho qua davanti e vorrei che vi vedeste perché vi ho già visti in questi mesi uno per uno e davvero mi sento di ringraziarvi. Chiudo con una frase. Siamo qui oggi tutti perché siamo coraggiosi. Prima dell'alba c'è sempre il momento più buio della notte, ma noi siamo l'alba. Grazie a tutti.